Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta per questo confronto, così lo abbiamo definito, 4 mesi dopo. I due ospiti sono qui, tra poco ve li presentiamo. Intanto volevo solo ringraziarvi per quanti di voi ci hanno scelto ieri sera, sono stati tantissimi. Abbiamo trasmesso l'intera intervista esclusiva alla Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, poi quel confronto accesissimo su quel che sta per accadere a Muggia, Aquilina in particolar modo, con l'arrivo dei migranti. Quindi avevamo il Sindaco Marzi e Paolo Polidori della Lega Nord. Era un momento in cui era necessario, insomma, confrontarci su questo e scoprire alcune novità. Allora, buonasera, bentrovati i nostri ospiti. Cominciamo da Roberto Cosolini. Buonasera, bentrovato. Buonasera, buonasera ai telespettatori. E Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste. Buonasera, buonasera Di Piazza. Buonasera. Allora, abbiamo deciso di fare questa cosa un po' strana, in effetti. Ho visto che non tanti l'hanno capita anche attraverso i social, hanno cominciato a commentare negli ultimi giorni quando abbiamo lanciato questa iniziativa, partita un po' così, dalle ultime interviste. E fare non è solo un tagliando, ma un confronto tra voi due che siete stati i protagonisti di questa campagna elettorale. Vi rivedete oggi in questo studio 4 mesi dopo, che cosa è cambiato, vogliamo sentire da voi. Ma la prima domanda che le faccio viene proprio dai social. Perché ha accettato? Io? Lui è un amico. L'ho conosciuto che era assessore di Illy. Abbiamo fatto con appunto d'orgoglio anche tante cose insieme. E poi a me il confronto piace sempre, anche perché poi magari spiegheremo alle persone tutto. E non ultimo, che spesso e volentieri, anche l'altro giorno, ci siamo incontrati insieme con degli imprenditori per lo sviluppo della città, che poi non possiamo scriverlo sui giornali. E lo stesso discorso, perché vado d'accordo con la Serracchiani o perché siamo come fratelli con Zeno D'Agostino, dopo vi leggerò i messaggi di Zeno D'Agostino. C'è il momento per la campagna elettorale e lui in ultima analisi mi dice si sta occupando della città da consigliere, ma in effetti si sta occupando della città da sindaco, perché poi gran parte delle cose che diremo dopo erano già state magari avviate. Parliamo di hobby. Obi sarebbe quel grande centro che nasce a Dino Conti, nasce credo forse ancora con me, portato avanti, e alla fine siamo risultato che 60 posti di lavoro arriveranno a breve. Allora dico, perché non fare questo? Dopo sinceramente chiedo all'amico Roberto le polemiche, striscioni, come si chiama, 18 settembre, io sono qua per lavorare, non sicuramente per questo tipo di cose. E lui, in effetti, l'altro giorno che mi ha portato degli imprenditori, sotto questo punto di vista, credo che è d'accordo con me. Per cui, Ma è perché ho accettato? Intanto perché abbiamo una passione, la passione si chiama Città di Trieste, si chiama anche politica, nel senso di governo della comunità. L'altra volta l'abbiamo fatto in un contesto diverso, è chiaro, ero il sindaco, adesso il sindaco Roberto Di Piazza, però i cittadini mi hanno dato un mandato. Mi hanno dato un mandato comunque per rappresentarli e io l'ho detto anche intervenendo sulle dichiarazioni programmatiche del sindaco in aula, che l'opposizione sarà un'opposizione che potrà essere incalzante su certi temi e potrà essere costruttiva su altri temi, quindi evidentemente il confronto fa parte di questa dialettica incalzante o costruttiva. La politica, diciamolo sì. Roberto, la politica dovrebbe essere questa, non quella politica urlata che poi non si capisce mai nulla. La politica, specialmente per noi amministratori che ci confrontiamo con questo, dovrebbe essere questo tipo di politica. Senta, però, io ricordo qualche giorno fa, quando abbiamo discusso al termine delle polemiche legate a Tuia, al termine delle polemiche delle leggi razziali, al termine della polemica dello striscione, quando lei disse in una frase, sono arrivato qui e cerco di fare, non ho la sciabola che posso risolvere immediatamente tutti i problemi dopo 5 anni di nulla. Quello mi ricordo, mi ha colpito. Beh, allora, diciamo questo, ci sono stati dei momenti, lui è diventato sindaco nel 2011, che lui è entrato anche in piena crisi. Non voglio scusarlo, perché poi parleremo dopo delle alcune scelte assessorili, vedi le piste ciclabili, eccetera. Io imputo più a una parte delle sue assessori, o come aveva fatto lui la legge, le sue assessore, perché quando vado in giro per la città, io giro molto, non sento assolutamente nulla contro di lui. Qualche assessora, come piace alla sinistra, si è fatta un po' così, non è molto ben voluta in città.
E questo allora ho detto, sai, quando arrivo in Via Giulia, scusa che mi permetto. Pensa a Elena Marchigiani, immagino. Quindi, io non faccio nomi perché bisogna essere eleganti sotto questo punto. Vado in Via Giulia e mi trovo una corsia centrale per un autobus, una pista ciclabile, ma sì, abbiamo il merito di aver portato a casa 410.000 euro, però bisogna fare anche delle scelte. Ha fatto bene a fermare quella pista ciclabile di piazza, secondo lei? Ma secondo me no, ma chiaramente non è che possiamo essere, non è che possiamo essere d'accordo su tutto. Cioè, mettiamola così, le piste ciclabili sono una sfida, no? E sono una sfida che sicuramente richiede una difficile costruzione di una convivenza tra diverse forme di mobilità. Certo. E sono anche un grande problema culturale, una grande sfida culturale, perché in una città dove fondamentalmente è sempre stata prevalente l'auto, è chiaro che, voglio dire, questo è più difficile. Io credo però che le piste ciclabili disegnate e segnate diano più sicurezza se le bici ci sono che le bici che girano in mezzo al traffico. Poi la singola soluzione può essere stata più azzeccata, meno azzeccata, qualcosa si può sbagliare, si immagini chi non sbaglia. Però lo dico con spirito costruttivo, cioè io invito il sindaco a non mollare su questa scelta della ciclabilità. Il Porto Vecchio, perché in una città che grazie a Dio e grazie alla sua straordinarietà e grazie anche un po' al lavoro che abbiamo fatto, diciamolo pure, sta vivendo un crescendo turistico straordinario, il segmento del cicloturismo, e quindi c'è questo aspetto, oltre che la ciclabilità per i nostri concittadini, per i giovani, per chi va a lavorare, chi va all'università, eccetera, questo segmento è un segmento importantissimo. L'Istria ha un boom turistico destagionalizzato, quindi fuori dai mesi balneari di luglio e agosto, proprio perché ha investito pesantemente sul cicloturismo. E consentimi di dirti, con qualche scelta che al primo momento, dal punto di vista della sicurezza, può anche sembrare azzardata come le nostre, perché se uno guarda certe rotatorie nel traffico di Capodistria, quelle ad esempio che danno l'accesso poi all'autostrada, e vede le piste ciclabili, vede che si sono fatte scelte che richiedono responsabilità da parte di tutti, in particolare degli automobilisti. Solo un attimo, adesso lo ascoltavo e dicevo della collaborazione. L'altro giorno ho chiamato l'assessore Sergio Bolzanello, grande amico, siamo stati lui sindaco di Pordenone, e credetemi, in 3 minuti abbiamo risolto il problema della città turistica. Ecco, questo è scusami, queste sono le cose che io vorrei. C'è il periodo della campagna elettorale, dopo c'è il periodo del momento, la costruzione, quando hai un bellissimo rapporto. Oggi eravamo insieme in un'altra occasione con Bolzanello, però vorrei farti leggere, perché sono quelle cose belle della vita. Mi ha telefonato Paoletti, che gli ho oggi consegnato il sigillo. Ma vedi, quando siamo ritornati... Paoletti, Camera di Commercio, sì, rieletto... No, volevo dirti, Roberto... Ma i sigilli si consegnano di solito alla fine. Ma se... Lui mi pare che riparte per un attimo. No, vabbè, però io avevo una domanda... Vi leggo una cosa, perché ci tengo a maniera. Zeno, una gran brava persona, lo ha portato lui. Caro sindaco, ti scrive un triestino acquisito. Eravamo a Roma quel 28 settembre, famoso per il Porto Vecchio. Che ti vuole fare i complimenti perché il tuo spirito propositivo e collaborativo di oggi mi è piaciuto tantissimo. Hai creato le condizioni per il futuro positivo del Porto Vecchio, della nostra città. Grazie e bravo, Zeno. Cioè, queste sono le cose che mi piacerebbe. Ogni mattina alle 6 mi alzo, vado davanti al computer e per fortuna, siccome non parlo col piccolo, non mi viene l'attacco di bile. Però se tu leggi oggi Fabio Dorigo, cosa scrive sul Natale, che è un momento bello. Hanno avuto da ridire anche sulle palle di Natale. C'è una cosa da non credere. Allora sto dicendo, lasciamo lavorare le amministrazioni, secondo la mia opinione. E dopo riesco a capire, sono 20 anni che mi fanno la guerra, 20 anni che perdono, vince, e dice, forse magari dovrebbero mettersi poi in discussione. Allora gli dirò che smettano di fartela. Bravo. No, così torna a vincere la prossima volta, sì, no? Perché poi è una domanda, per Cosolini, fermi. Guarda che la vita è fatta così. Senta, ma fa le luci puntate, le luci di Natale puntate sul Palazzo Municipio, le fa lei? Oltre gli alberi? Allora, era una cosa che piaceva molto alla città. Allora, il sindaco Cosolini aveva un target,
era quello della trasmissione, fra l'altro bellissima, eccetera. Io ho un altro target, ma solo per una motivazione, Roberto, perché di giorno, mentre tu di giorno non sentivi Natale, perché ovviamente lo trasmetteva col buio, io di giorno avrai tutti questi alberi con le palle, come ha scritto Sandorligo oggi sulla cosa, ed è un momento magico, ma perché per i bambini con la musichetta natalizia, insomma, è un momento che amiamo tutti il Natale, perché ci sentiamo tutti un po' più buoni. Adesso non voglio fare demagogia, sindaco, però è così. Visto che l'avete già citato, è il sigillo trecentesco, lo dà Cosolini, come aveva detto poi, o no? Anche domani mattina. No. Lui doveva darlo a me, gli avevo chiesto, dammi il sigillo, perché pensavo, la vita è lunga, insomma, ci sarà, perché tanto lui in politica farà altre cose. Cioè, cosa farà? Io sono allergico alla onorificenza. No, scusa, lui farà altre cose, in quel momento collaboreremo, penso alle regionali, penso alle politiche. Sì, perché poi ieri abbiamo chiesto alla Serracchiani anche questo, un commento su di lei. Mi ha fatto molto piacere che ha riconosciuto la mia intelligenza, infatti l'ho baciata oggi. È bellissimo. Dopo ve lo faccio rivedere, anche per chi non l'ha seguito da casa, e un commento anche su Cosolini, cosa dice Deborah Serracchiani. Però da voi voglio sentire invece, prima di tutto, un'opinione. No, quello non me lo aspettavo. Molti appunto non si spiegavano il perché di questo nuovo confronto. Non credo che questa sera vi urlerete grandi cattiverie, però insomma vediamo che cosa scopriamo insieme. Che cosa dice di questa tornata elettorale? Vede un PD spacciato? No, sai, spacciati nella vita, per fortuna, finché c'è vita c'è speranza. Questa tornata elettorale, in cui mi verrebbe da fare una battuta, Cosolini non era candidato né a Monfalcone, né a Ronchi, né a Codroipo, né a Nimis. No? Ecco. Ci sta. Ecco, questa tornata elettorale conferma che c'è un'ondata in questo momento, che è stata una delle componenti del risultato di Trieste. Io le dico le tre componenti principali, poi gli sbagli si fanno, e si fanno gli sbagli amministrando, li ho fatti io e ho perso, li ha fatti Di Piazza e poi aveva vinto lo stesso, quindi quelli mettiamoli da parte. Allora, il risultato di Trieste matura per tre questioni fondamentalmente. La prima, che c'è un'onda nazionale che in quel momento è punitiva verso il PD. La seconda, che il centrodestra unito a Trieste rimane una forza, tant'è che noi abbiamo vinto sempre quando il centrodestra era diviso, questo l'ha detto. E la terza, non le metto in ordine di importanza, che Di Piazza è un combattente elettorale e potente, anche perché godeva evidentemente anche di un buon ricordo, oltre che perché sicuramente dal punto di vista elettorale un avversario pesante. L'insieme di queste cose mi fa dire che, nonostante i primi due fattori, ho perso perché c'era lui, non avrei perso con nessun altro dei candidati di centrodestra. Diamogli atto che non c'era nessuno. Mentre in queste elezioni vediamo che l'ondata è più pesante, perché qui si perde anche con candidature, anche nei confronti di candidature evidentemente molto meno forti da questo punto di vista di quanto fosse Roberto Di Piazza. Sì. Quindi c'è un'onda lunga, e il dato nazionale sicuramente pesa molto, credo. Il dato nazionale, guardi che quando dico dato nazionale intendo il clima che ci può essere in questo momento nei confronti del governo e del PD, ma intendo anche questioni che stanno sopra la nostra testa, ma che poi ci vengono messe in conto. No? Per esempio la gestione dell'immigrazione, no? Alla fine c'è poco da fare, viene messa in conto ai sindaci, è stata messa in conto a me, ma è chiaramente una questione che sta sopra le nostre teste. Mm. Di Piazza cosa dice? Ma guarda, voi avete suonato la carica chiaramente per il 2018, no? Ma guarda, io ho suonato la carica per la mia città. Allora, volevo spiegare agli ascoltatori perché mi sono candidato. Mi sono candidato perché c'era una crisi economica. Sentire oggi delle persone che hanno i figli a Londra, l'avvocato del comune, piuttosto altre con le lacrime agli occhi, mi ha fatto male e mi fece male a suo tempo. E sono qua, come dicevo, con lui, anche perché abbiamo messo in piedi delle cose veramente interessanti. A breve partirà il negozio con 60 dipendenti, Center Casa in Corso Saba. A breve partirà Obi, che è merito anche del sindaco precedente.
abbiamo il mercato ortofrutticolo nella zona della Duque, altri posti di lavoro. 20 milioni di euro attaccati a Automarocchi con un centro importante all'ingrosso che porterà quasi 100 dipendenti. Veniamo indietro, c'è l'ex Olcese, che lui sa, perché abbiamo discusso con imprenditori insieme di cosa stiamo parlando. Veniamo giù sulle rive, parte, perché ormai sapete che hanno firmato il Parco del Mare, che piaccia o non piaccia, parte. L'area del mercato ortofrutticolo è straordinaria, perché diventerà la zona più appetibile della città. Abbiamo 5 offerte per il Carciotti, che adesso andrà in consiglio comunale per la vendita di tutto il Carciotti, perché era, non so da chi era stato messo una parte del Carciotti. Quando ho detto agli amici russi che io farei sul canale una bresseria alla francese tutta in vetro con ristorante, bar e meroteca, questi si sono innamorati del posto, perché indubbiamente mangiare sul canale con la bora d'inverno potrebbe essere una cosa, oltre che l'albergo, interessante. E dopo, naturalmente, lui sa, perché lo tengo sempre informato, abbiamo il discorso del Porto Vecchio che sta andando avanti. Devo dire grazie alla Serracchiani perché si è mossa, perché anche lì c'erano cartacce che volavano. Non entriamo nel merito, no? Perché non ha senso che spieghiamo agli ascoltatori, perché sono tutte cose molto complicate e si annoiano e fanno zapping. C'erano cartacce e la Serracchiani ha avuto il coraggio di andare da Franceschini, pulire queste cartacce, e oggi abbiamo un'ulteriore spinta, perché con Zeno, come dicevo, che lo ha portato lui, vedi la continuità. Però questo senz'altro, un'ultima analisi, finisco. Abbiamo il supermercato, non so se l'ho detto, in via dell'Istria, che è una cosa drammatica, fallimenti, la Carrefour che scappa, eccetera, e anche quello oggi ci siamo incontrati alle 4 e potrebbe essere un'opportunità. Tutto questo porta a 1000 posti di lavoro, 800, perché dobbiamo pensare anche ai giovani, agli over 40, agli over 50, e se chiudiamo questa benedetta area calda della Ferriera dovremo anche sistemare qualche centinaio di impiegati e di persone che lavorano in operai della Ferriera, per cui anche lì dobbiamo entrare nel merito, cioè è inutile aspettare di averli in strada con i bambini in braccio, dobbiamo pensarci prima. Grazie a questa situazione, ed è questo che ho fatto non solo io, anche chi mi ha preceduto, ma in 120 giorni stiamo parlando di un'opportunità di gru che salteranno una dietro l'altra. E queste sono le cose per cui facciamo i sindaci, insomma, non facciamo i sindaci per altre motivazioni. Cosolini, lei ha detto qualche settimana fa che l'unica mossa illuminata, vado un po' a memoria, il concetto era questo, dei primi mesi di Piazza, era la scelta di Barbieri, diciamo, la scelta. Io ho detto un'altra cosa. Pesante di quello che ho detto io. Io ricordi, lui ha risposto altrettanto pesante, poi io ho risposto ulteriormente in modo pesante, nel senso che il clima è sereno, il clima è costruttivo, è inutile che nascondiamo che ci sono anche delle differenze, delle differenze profonde. Io ho ritenuto una novità importante, l'ho detto. Lui lo aveva scelto come assessore. Posso criticare altre cose sulla Ferriera, no? Ecco, dell'amministrazione. E io considero l'incarico a Barbieri una novità importante e positiva, perché avere un professionista serio consentirà al comune di fare meglio possibile il suo lavoro, che è il lavoro di controllo, evidentemente, e di monitoraggio sull'impatto dello stabilimento. Quindi su questo noi siamo d'accordo. Io continuo a pensare che tutto questo non porterà alla chiusura dell'area caldo, ma chi vivrà vedrà, ecco. Però non ho nessuna difficoltà. Così come invece considero, francamente, gesti assolutamente inutili e ridicoli, in questo momento le mozioni come quella portata 2 settimane fa in Consiglio Comunale. Del resto il sindaco, che ha una grande considerazione delle mozioni, se ne era andato a casa in quel momento. Quale mozione? Quella sulla Ferriera. E le spiego perché. Perché quella mozione dice 2 cose. Una che non occorreva dire, perché se le dichiarazioni programmatiche del sindaco, che sono l'atto più importante della consigliatura, io come noto non le ho approvate, ho votato contro, ma le dichiarazioni programmatiche del sindaco dicono che l'amministrazione vuol chiudere l'area caldo, non c'è bisogno che 3 mesi dopo una mozione lo ricordi. Sottolinei, sì. La seconda cosa che dice la mozione dice che bisogna fare delle ordinanze.
E giustamente il segretario generale, immagino d'intesa col sindaco, nel rispondere al Consiglio Comunale su quella mozione, ha detto quello che io quella sera ho detto in aula, ovvero che le ordinanze il sindaco le non le fa. Lei? Perché, no, ma lasciamo perdere che le ho fatte io, ma le ordinanze il sindaco non le fa perché glielo dice una mozione. Le ordinanze il sindaco le può fare se ci sono dal punto di vista giuridico le condizioni per un atto cosiddetto incontingibile e urgente a tutela dei cittadini, che deve essere un atto blindato, perché se non è blindato, primo viene annullato al TAR, secondo si rischia anche di rispondere evidentemente delle cose. No? Cioè, insolido, allora, io non posso fare una chiusura, un'ordinanza di chiusura, me la impugnano e mi chiedono 20 milioni di euro di danno, ho fatto l'interesse della città. L'unica cosa interessante di questo periodo, e che lo voglio spiegare agli ascoltatori, l'altra volta, Roberto, ero solo, avevo i sindacati contro, avevo tante situazioni contro, l'azienda contro, eccetera. Questa volta abbiamo tutte queste associazioni che hanno tonnellate di carte e con una preparazione incredibile, ma veramente incredibile, e sono capaci di affrontare. L'altro giorno, per dare a te un dato che mastichi più di lui, c'era il piano del rumore. Piano del rumore. Faccio meno rumore di Cosolini. Esatto. Senso, no, dicevo che bisogna conoscere le problematiche. Se io avessi provato il piano portato avanti dagli uffici, avrei penalizzato gli abitanti di Sèvres, perché non abbiamo la zona cuscinetto. Qui c'è la fabbrica, qui ci sono le case e manca la zona cuscinetto. Avremmo portato i cittadini dalla zona 4 alla zona 5 o viceversa, sì. E invece che avere il limite di 65 decibel sarebbero andati a 70. Abbiamo no smog con la Alda Sancin ed altre persone, Tasso, i comitati 5 dicembre, con una preparazione che si confrontano. E allora sono ottimista, e difatti oggi abbiamo dato la girare di l'incarico di seguire tutta la faccenda, ma io non farò mai una cosa che possa far male alla mia città. Se li tiro un siluro, deve essere un siluro che li affonda. Allora, vi chiedo un'altra cosa, di ascoltare... Rimaniamo ovviamente su questo tema con opinioni diverse. Ovviamente. Però è peccato che siamo ritornati sulla barriera. Ritorniamo su, ecco. La cosa che sottolineo così a mo' di battuta, ma non riguarda tanto il sindaco e neanche No Smog, che è gente seria, semmai fosse riguarda il comitato delle manifestazioni, eccetera, che gioire tanto, cosa che succedeva il giorno dopo il Consiglio Comunale, l'approvazione della mozione, no? Diciamo che è un atto abbastanza, no? Abbastanza sì. irrilevante da un punto di vista sostanziale. Ma è il motivo anche perché i consiglieri le fanno, perché pensano di portare a casa un certo consenso, perché qualcuno applaude. Tu hai fatto il sindaco per 5 anni, quante volte ti avranno portato delle mozioni sul traffico, facciamo il cavalcavia, sbassiamo la strada, insomma, normale, insomma, la democrazia prevede anche questo, no? La democrazia prevede che un consigliere eletto del popolo, il popolo gli dice voglio che mi chiudi via Ginnastica 39, che adesso c'è un locale, e uno porta avanti la mozione perché spera di avere il consenso dei condomini, perché via Ginnastica 39 adesso sembra, devo andare a vedere. Cosa c'è? Sembra che ci sia un locale che va avanti fino all'alba. Adesso vedremo cosa succede effettivamente. Ho chiamato Abate, gli ho dato ordine di andare a vedere. Io via Geppa, glielo ricordo sempre. Sì, via Geppa, ecco. Ma ci sono, e poi potrei dirti altre cose. Come oggi è drammatico pensare che hanno sequestrato 60 kg di droga, in porto, di droga, vuol dire che il nostro porto passa di tutto e più. D'altra parte, se passano 300.000 tir all'anno, è chiaro che questa è la porta d'ingresso di tante cose che vanno poi al nord Europa, però 60 kg, a parte che mi sono complimentato col comandante della Guardia di Finanza. Certo. Allora, vi faccio ascoltare due cose molto rapide. La prima è la Presidente Deborah Serracchiani, in questo passaggio, nell'intervista di ieri sera, che cosa dice di Roberto Cosolini, o meglio del futuro di Roberto Cosolini. È molto breve, sentiamola. Flash, secondo lei Cosolini potrebbe avere un futuro in regione, credo una candidatura come consiglio per poi eventualmente ambire al ruolo di nuovo di assessore, o in Parlamento? Non glielo so dire, dipenderà da Roberto, dipenderà dal Partito Democratico, insomma tutte le condizioni, le caratteristiche, l'esperienza e le capacità per fare qualunque cosa. Che dice? Che fa Roberto Cosolini? Ma che ha detto giustamente.
giustamente, dipenderà da me, dipenderà dal Partito Democratico, dipenderà soprattutto dai cittadini, perché, certo, perché per fortuna ciò che conta alla fine, lo dico, quando si vince e quando si perde, no, è il giudizio dei cittadini. La cosa che infatti in questi mesi in cui sono ritornato a quella che si direbbe da tutti i punti di vista una vita normale, no, ecco, constato evidentemente che affetto e stima di tantissimi concittadini è molto forte e la sento come una responsabilità, e poi evidentemente chi vivrà vedrà. Quindi implica un ruolo dei cittadini, cioè un ruolo elettivo allora. Ma beh, insomma, se dice così, ma guardi, Parlamento se Consiglio sono, regionale, se questo sono qui, capire se, cosa sono, se sono qui oggi, visto che lei non ci offre nemmeno una birra, una birra postuma, dopo, diciamo, no, cioè, ecco, nel senso, dopo, perché si ferma poi con altri a commentare quello che abbiamo detto, se sono qui è anche evidentemente perché ovviamente c'è una passione per la città, c'è una passione per la politica, ritengo di avere una passione per la politica nel senso alto e nobile di questo termine, e sento una responsabilità dei cittadini, evidentemente di quelli che mi hanno votato, di quelli che possono non essere d'accordo. Se mi consenti, questo signore 10-15 mila voti se li porta dietro dove vuole, cioè quando si candiderà per qualcosa, perché se, ha fatto il sindaco, è conosciuto, persona onesta, che si è distinto in positivo, e come dicevo lì prima ci sono state alcune condizioni per cui è andato, non ha vinto, insomma, però ripeto, lui tranquillamente domani mattina cala l'asso e fa poker, insomma. Che cosa dice Deborah Serracchiani di Roberto Di Piazza? Sentiamo. Che simpatica. Io al sindaco Di Piazza ho detto soltanto una cosa: io sono qui perché mi interessa il futuro della città di Trieste per cui ho lavorato tanto. Non voglio vederla fermarsi di nuovo, non voglio vedere una Trieste immobile, non voglio vedere creare problemi a Zeno d'Agostino da parte di nessuno e non voglio soprattutto vedere di nuovo chiuso il Porto Vecchio o vedere di nuovo questa città che si ripiega su se stessa. Ci sono grandissime opportunità e il sindaco arriva nel momento giusto perché sfrutterà anche delle azioni che sono state fatte dalla precedente amministrazione. Io so che è intelligente perché lo riconoscerà. So anche però che abbiamo messo in moto tanti meccanismi, tanti soldi che arriveranno a Trieste, pensi ai finanziamenti dei 50 milioni di euro sugli impianti tecnologici di Campo Marzio, pensi ai 50 milioni sul Porto Vecchio. Pensi al lavoro che stiamo cercando di portare a casa con il ministro Franceschini e la Fondazione FS sul museo ferroviario. Pensi al lavoro che stiamo facendo sulla velocizzazione della Venezia-Trieste. Pensi al lavoro che stiamo facendo sull'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, che è importante per tutta la regione, ma secondo me è tanto più importante per la città di Trieste. E pensi a tutto il lavoro che stiamo facendo nel porto per cercare di ampliare e intercettare traffici. Di fronte a tutto questo nessuno deve fermare Trieste. Questo è l'unico messaggio che ho dato al sindaco Di Piazza. Il sindaco Di Piazza è persona intelligente per capire che quando le amministrazioni lavorano e lavorano bene conviene essere dalla loro parte. E gli devo mandare 200 rose, eh? Allora volevo dirvi, vedete, nella vita poi, Roberto, tanto per spiegarti, negli altri due mandati, banalizzo, ho inaugurato sia la Scala che la Fenice di Venezia, ma che succede una volta in un secolo probabilmente, cioè un rifacimento di questo. Io mi reputo, a parte che lavoro 14 ore al giorno e questo mi fa piacere per la mia città e ho una certa capacità, come ho detto prima, di quello che succederà nei prossimi mesi, grazie anche. Però mi reputo anche molto fortunato. In questo momento abbiamo in piedi queste cose qua ed è straordinario. Ma sai cos'è straordinario? Oggi abbiamo fatto una riunione Fiume sulla discarica di Via Herrera, che io e te eravamo bambini quando è nata, però c'è un problema. Insieme con la Presidente, insieme con la Provincia, cioè stiamo lavorando insieme su tutto. Una volta c'era soltanto quel benedetto giornale che sparava contro uno e contro l'altro, la mia scelta però politica, mi dovete dare atto che non parlo più col giornale, è straordinaria, perché vedete che non cado più in provocazioni e non parlando faccio solo le cose e rispondo solo ai cittadini. E un messaggio anche per il mio amico Roberto. Cioè che non deve parlare con... No, lasciali a casa. No, anche perché, insomma, cosa dici? Ma io penso che alla fine credo che il sindaco parla con i cittadini, il sindaco parla anche con i mezzi di informazione e con i media, non entro nel merito della cosa, francamente mi auguro che si,
che si risolva, risolva, dice. Va bene. Che si risolva e allora, si superi, no, poi vedremo. Vedo che il sindaco dice molte cose oggi, se le avesse detto in campagna elettorale avrei vinto le elezioni io. Dice di sostegno di quello che è stato superato. Vabbè, ma insomma in campagna elettorale... No, ma guardi, le dico queste cose, le dico anche... Ma scusa un attimo, ma tu l'altro giorno non mi hai portato dell'imprenditore. Ci mancherebbe altro. E non altro, è questo, cioè, che dobbiamo fare per la città. Che te frega te. Ma come no? Allora voglio dire, questo dobbiamo fare... Per essere molto chiari... Scherzavo naturalmente. Per essere molto chiari, Avarino... Questi imprenditori che lei ha portato di piazza, per quale ambito? Olcese, Obi... il supermercato. Io francamente ritengo, interpreto la funzione, la mia funzione, poi la funzione dell'opposizione politica può essere una funzione anche diversa. Io ho fatto il sindaco, no? Io ho fatto il sindaco e quindi in questo momento ho sì il mandato dell'opposizione politica che hanno i consiglieri comunali, ma i consiglieri comunali sono stati eletti evidentemente nelle liste, sono stati detti nei partiti, no? Io sono stato votato alla fine da 41.000 persone, no? E conseguentemente che volevano che io lavorassi per la città. E non puoi portare la mozione. Allora, cioè, il problema è, sulle questioni su cui c'è dissenso, e ci sono, e le ho dette anche, in aula, no? E non mi riferisco tanto alle posizioni personali di Piazza, che so non essere un intollerante. No, mi riferisco però ai rischi di intolleranza che secondo me ci sono nella sua maggioranza, ma adesso, dice, l'attrazione leghista, adesso probabilmente apriremo una parentesi che forse è meno interessante delle cose di cui stiamo discutendo. Su quelle questioni lì la mia opposizione, per il mandato che ho di rappresentare dei cittadini che la pensano in un certo modo, sarà un'opposizione intransigente. Bravo. Se poi io devo dare una mano perché in questi 5 anni succedano cose che portano a Trieste sviluppo, lavoro e innovazione, io non penso che la mia città, perché io ho perso le elezioni, debba perdere occasioni. E quindi non ritengo giusto che la mia città perda occasioni. Se poi il sindaco decidesse di non coglierle, gli salterò addosso. Questo è un altro tipo, cioè, di... Cioè mantiene un profilo istituzionale anche nell'opposizione. No, avete visto anche la sera Chiani, ha detto delle cose estremamente intelligenti e molto chiare. E io e lei ce le siamo chiarite quando siamo stati a Roma. E vi ho letto prima il messaggio di Zeno, che Damiato era un messaggio veramente importante. Era quel 28 settembre che siamo andati insieme, tutti e tre, e secondo me abbiamo segnato il futuro di questa città sul Porto Vecchio. E ci arriviamo. Ci sono alcune cose infatti che poi vi devo chiedere ancora, questione migranti ovviamente, che cosa succede poi con il referendum, quali sono le vostre opinioni, ovviamente sono divergenti su questo. A tra poco, vi aspettiamo. Certo. Torniamo in diretta di Piazza Cosolini 4 mesi dopo, ancora 25 minuti insieme, cerchiamo di arrivare su altri temi e poi alle 22 avremo il dibattito in studio con altri ospiti, invece riviveremo quello che si sono detti, si stanno dicendo Cosolini di Piazza e quello che ha raccontato Deborah Serracchiani in quella lunga intervista di ieri. A proposito, la Presidente ha deciso di stanziare alcune migliaia di euro per i comuni minori in modo da portare un'accoglienza diffusa nei comuni minori. Chiaramente è stata attaccata, qualcuno parla di ricatto, in realtà i soldi vanno a queste amministrazioni per altre attività sulle quali magari queste amministrazioni fanno fatica. Io vorrei che qualcuno mi dicesse se negli ultimi mesi avete sentito io che attacco. C'è un problema, a parte la ferriera internazionale sui migranti. Allora sto dicendo, è un problema serio che per mia fortuna, anche lì sono fortunato, si sta occupando dal 1° di agosto la prefettura, perché è un ulteriore problema in meno. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, perché noi, io e lui, si pagava a 60 giorni. Vedremo adesso quando pagheranno, perché sappiamo benissimo che lo Stato paga un anno, voglio proprio vedere cosa succede. Allora, il problema dei migranti è uno, e non entro nel merito, arrivano, sbarcano, eccetera. Quello che mi dà fastidio, che io non ce l'ho, lui per anni si è preso uno in smoking sotto la sala sua del Consiglio Comunale che suonava, l'ho portato io dalla Slovacchia. Allora sto dicendo, quei ragazzi sono gli artisti di strada. Io ho fatto un'ordinanza
contro quelli peperepela con le trombette che vado sulle rive a pranzo e a cena e vengono là più o meno rumeni o serbi, non so da dove arrivano, macedoni, e quelli non tollero perché non tollero perché disturbano la quiete dei cittadini, eccetera. Gli artisti di strada, per me, rimangono artisti di strada. Leggi il giornale, è scritto l'incontrario. Allora ho detto, quelli che fanno peperepè e con le trombette, siccome non posso fargli la contravvenzione perché tanto non la pagano, li prendo la trombetta, gliela spacco e la buttiamo via. Così. Che cosa dice delle peperepè? Parliamo degli immigrati o parliamo degli... A questo punto peperepè prima, guardi, e poi immigranti. Ma guardi, il tema vero non è se ad alcuni che, diciamo così, artisti di strada non sono e usano lo strumento come mezzo di disturbo per convincerti a dargli soldi perché vadano via, gli sequestri la trombetta. Il problema è un altro, la preoccupazione è un'altra, perché in molti casi noi mandiamo in strada svariate decine di agenti della polizia locale. Sono svariate decine di teste, sono svariate decine di maggiori o minore flessibilità o rigidità, no? E quindi noi abbiamo una ordinanza che può essere interpretata col buon senso, cosa che alcuni sicuramente fanno, no? E può essere interpretata senza il buon senso, sapendo che chi la interpreta senza il buon senso si trincererà sempre dietro il fatto che così stava scritto e così ho fatto. No, io mi sono trovato agenti della polizia locale che multavano uno scooter perché aveva 2 centimetri di gomma, no, oltre la riga che delimitava il parcheggio. I cittadini venivano da me a arrabbiarsi, certo, perché era colpa del sindaco, probabilmente adesso è colpa di Di Piazza. Allora il rischio di questi strumenti, no, di questi strumenti voglio dire, di queste ordinanze, no, e che poi alla fine generino situazioni in cui a farne le spese, no, è anche il musicista, è anche l'artista, è anche la persona che non vuole disturbare ma vuole semplicemente offrire diciamo così un intrattenimento al pubblico. Però volevo soffermarmi un attimo perché non lì era partita... Rispondo. Poi sulla questione dei migranti sentiamo di nuovo Cosolini. Sicuramente sui migranti avrà qualcosa di interessante da dirci. Il problema, caro Roberto, è che immediatamente l'altro giorno è scaduta l'ordinanza, sai che ha un valore di 60 giorni. Quella dei parcheggiatori abusivi, no? Esatto. La prorogata fino al 31 dicembre. Aspetta, sì, ma è in prefettura. Il giorno dopo avevamo di nuovo questi parcheggiatori. Ma c'erano anche prima. Sì, ma aspetta. Sì. Ma sono arrivati in massa. Cioè c'è un telefono senza fili, perché questi sono organizzati. Mm-hmm. Questi hanno qualcuno, avvocati che leggono le carte. È una guerra inutile, perché dobbiamo dare un senso di ordine. Questo buonismo che ha preso questo mio paese mi infastidisce, perché adesso tutto è permesso, tutto, e dopo prendi il giornale la mattina e leggi di tutto e di più. Cioè, siamo diversi, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, perché se qualcuno non ha il coraggio di dire che fra la nostra cultura, i nostri valori e quelli dei paesi arabi siamo uguali, Dovremmo aprire, Roberto, con serenità, come lo stiamo facendo. Un confronto, le dice, quindi pensa che comunque il Partito Democratico abbia pagato anche la gestione dell'accoglienza, come mi è sembrato intendesse prima, o un problema calato dall'alto. Sicuramente in campagna elettorale questo tema, che è vissuto con sofferenza da una parte dei cittadini, da una parte della popolazione, da quello che tra le altre cose era tradizionalmente, storicamente, se vogliamo, proprio l'insediamento della sinistra, quello che chiameremmo il popolo, la gente comune e così via dicendo, questo tema che è vissuto con sofferenza è stato scaricato, grazie anche alla campagna elettorale, evidentemente sui sindaci. Ancora qualche giorno fa leggevo Cosolini ne portava centinaia di migranti a Trieste. Sembrava che Cosolini andava col pullman, no, li prendeva. No, andava faceva... in Istria, sì, col pullman. No, ecco. Voglio dire, è evidente che questo tema è stato scaricato evidentemente anche sugli amministratori locali. Credo che il sindaco uscente di Monfalcone paghi inevitabilmente anche le problematiche sociali, che quello che ha determinato evidentemente a Monfalcone anche il sistema del subappalto di Fincantieri, quindi le ditte con centinaia e centinaia di persone che sono insediate, ha in qualche modo suscitato. No?
Quindi che ci sia stato un prezzo pagato a questo sicuramente sì, ma il problema secondo me è più generale. Vede, io credo che di fronte a questi problemi rischiamo di sbagliare tutti. No? Cioè rischia di sbagliare chi agita solo il bastone e rischia di sbagliare chi sottovaluta il problema, no? E fondamentalmente pensa che il problema si affronti invece solamente con lo zucchero e con le carezze. Le faccio un esempio. Io non sono d'accordo sul fatto che con un'ordinanza, se non sbaglio un'iniziativa del vice sindaco, no, voglio dire, si tolgano i cartoni e le coperte di quelli che dormono in strada. No, però lasciami finire. Hai inaugurato tu la mostra. No, ma lasciami finire, ci sto arrivando, perché ascolta quello che dirò. Certo. Ma non sono nemmeno d'accordo che il problema sia difendere il diritto di dormire in strada delle persone, no? Cioè credo che la politica dovrebbe dare un'altra risposta, la politica deve dare la risposta di conoscere queste persone, mi riferisco in questo caso ai senza tetto, nei percorsi sociali, diciamo. Ecco, affrontare i loro problemi e accompagnarli, e gli deve trovare un'alternativa a dormire in strada, perché tanto è degradante per le persone che dormono in strada, in secondo luogo evidentemente è mortificante per il cittadino che esce o entra in casa, no, e che ha nella gradinata vicino le persone che dormono in strada. E poi va detto, in questo secondo me ci può essere qualche errore di comunicazione, forse anche di impostazione da parte del centro-sinistra e della sinistra, ai cittadini non puoi spiegare che se il pubblico riesce ad accogliere 700, 800, 900 a seconda dei periodi, no, richiedenti asilo, no, non è in grado di offrire un'alternativa alle gradinate o alla strada a 15-20 persone. Perché fra addetti ai lavori ci diremo che una roba sono i percorsi della prefettura, del Ministero dell'Interno. No, lasciami finire però. No, e gli altri sono... Se vuoi, no, posso anche andare via, lascio solo a te. In realtà per un cittadino normale, se a Trieste dormono 800 richiedenti asilo, i 15-20 senza tetto devono dormire in strada. Signor sindaco. Avevo 400 minori stranieri che si presentano. Si è venuto a battere cassa in regione. Esatto, in questura, e dicono sono minore. Il giorno dopo andava via uno, guarda caso arrivava subito un altro. Cioè c'è un'organizzazione. Quindi, quello che Roberto, voglio ti dire, ricordi quello che, voglio dire... che ho chiamato l'ambasciatore rumeno, abbiamo fatto di tutto e di più. La verità è che c'è un'organizzazione, quella che li porta anche purtroppo a morire sul canale di Sicilia. Ma vedi Roberto, io sono di questa opinione. Quando io ti faccio a te cittadino straniero, cittadino italiano, tu devi giurare. Sono fedele alla Repubblica e alle sue leggi. Questo dobbiamo fare. Alla Repubblica e alle sue leggi. Allora, invece noi lo facciamo cittadino italiano e dopo le leggi... Non ho capito se però lei intende che in qualche maniera qualcuno del suo schieramento ha sbagliato Io intendo che non basta il buonismo. Non basta il buonismo. Perché se il buonismo non viene capito dalla gente, la gente alla fine... A seconda o rincorre le posizioni estreme, che io personalmente disapprovo, che sono presenti in una parte del centrodestra, che sono le cose... Questo per lo dice perché ha pagato, diciamo, politicamente questo buonismo. No, ma guardi, oppure chi la segue a casa dice allora è stato buonista, almeno pensano forse prima. Ma guardi, allora, io ho fatto esattamente quello che sta succedendo adesso. C'era un compito, evidentemente, di dare accoglienza con soldi che non erano soldi del comune, a centinaia di persone, questo compito è stato assolto, no? Punto. Questo riguarda l'obbligo istituzionale e amministrativo, no? E adesso gli 8-900 richiedenti asilo continuano ad esserci. Voglio dire... Mi lasci dire qualcosa? Sì, cioè, no, prego, poi scusa. No, io volevo chiudere questo perché... No, perché dopo mi dicono che è difficile togliere la parola a me, figurati a lui. No, ecco, quello che voglio dire è che anche se questo è un grande problema, questo problema si affronta con tanti strumenti, il rispetto delle regole evidentemente è assolutamente fondamentale e riguarda tutti, si affronta con, credo, anche strumenti politici diversi, no? Guardi, le faccio un esempio molto semplice.
I paesi occidentali hanno smesso di finanziare i servizi che finanziavano nei campi profughi. I campi profughi sono diventati delle città. Ok? Sono luoghi di decine di migliaia di persone. Togliamo questo finanziamento. No, no, aspetti, aspetti, quando hanno tolto i finanziamenti, Roberto, hanno chiuso le scuole nei campi profughi, vedi, parliamo del, del Kurdistan in questo momento, quindi zone di guerra, e hanno chiuso gli ospedali. Vedi, vedi, cosa succede? La gente, certo, scappa. Vedi, diceva Di Piazza, poi un'altra domanda sulla città turistica, che mi interessa molto. Dopo arrivo. Vedi Roberto, alla gente di Trieste, alla gente di Monfalcone, alla gente... Io mi occupo che mi hanno tagliato il FUS, tu sai di cosa parlo, 800.000 euro l'altro giorno. Cosa, a, a due mesi dalla fine dell'anno cosa faremo? Siamo diventati matti, Serracchiani, come si chiama l'altro Torrenti, Pace, la cultura, a, sì, sono in cerca di, disperatamente di qualche centinaio di migliaia di euro. Cioè questi sono i problemi, Roberto, scusa se mi permetto, con cui dobbiamo... Io mi occupo della mia città. Vorrei dirti in maniera chiara, è un problema, sono un problema gli immigrati, è un problema della prefettura. Cioè io mi occupo dell'ordine pubblico attraverso le forze dell'ordine, quando convochiamo, eccetera, eccetera, ma non mi occupo del Kurdistan, scusa se mi permetto, nel senso che sono problemi internazionali, vedere... Quelle cose che succedono in giro mi fa un male bestia, come quel giorno che mi sono irritato moltissimo, però sono venuto all'inaugurazione della tua mostra bellissima, fra l'altro dell'OIL. Vengo via, esco dal porto e c'erano questi là. Obiettivamente Roberto, io, scusami. Sì, me l'hai già detto. Ecco, questo. Avrei detto due giorni prima, dopo magari sarebbero ritornati, ma non è una cosa, è un modo di pensare diverso. Senta, siccome abbiamo pochi minuti ancora, mi dice cosa significa adesso che Trieste è riconosciuta come città turistica? Prima domanda. Seconda, a me sembra assurdo che non sia stata fino ad adesso, tra l'altro. No, un attimo. Che succede? Io sono stato il primo, Roberto, mio testimone, 30 anni fa, ad aprire San Rocco alla domenica con la polizia fuori della porta. Ti ricordi San Rocco perché era zona turistica. Adesso il problema era questo, molto semplice per spiegare agli ascoltatori. La grande distribuzione, li toglievi le 10 giornate. Cosa succedeva? A fine anno ti dicevano, quest'anno uno che ha una catena di 200 negozi ad Espa, per fare un esempio a caso, abbiamo perso 15 milioni di giro d'affari, giusto? Bene, chiediamo una riduzione di 40-50 dipendenti. Poi, siccome conosco gli imprenditori, che sono qualche volta dei figli di mignotta, avrebbero detto 40, aspetta che aggiungiamo altri 5. Ma in questo momento, secondo voi, ma possiamo permetterci di perdere un posto di lavoro? Allora dico le commesse che si lamentano per le domeniche, ma in questo momento avere un posto di lavoro è una cosa straordinaria. Allora questo ho spiegato a Bolzanello e hanno fatto questa legge che poi è stata, voi sapete che la legge fatta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia è stata impugnata dal governo Renzi, la Consulta mi sembra che si esprime in aprile, però fino ad aprile avremo chiuso e perdendo, Zazeron mi diceva che lui eliminava 12 persone, allora sto dicendo abbiamo la Slovenia sempre aperta, già vanno a far benzina, già i compra le sigarette e gli diamo l'opportunità anche di andare a fare la spesa e allora c'è qualcosa che non quadra nel mio sistema mentale. Ringrazio il buon Dio e ringrazio non Dio ma Bolzanello che... Che quella firma l'ha messa, cosa dice Cosolini? Ma allora, il problema non c'era prima perché fin tanto che non è stata approvata la legge regionale, a Trieste come nel resto della regione c'era la possibilità di apertura illimitata, quindi questa è un'esigenza che si pone conseguentemente all'attuazione della legge del commercio. Ecco, quindi io personalmente ho la sensazione che questa legge non passerà al vaglio della Corte Costituzionale. Passa, sicuro, però ecco, no. Si arrivava, Roberto, in aprile e la grande distribuzione perdeva mesi e mesi e poi, ripeto, non possiamo permetterci in questo momento, ragazzi miei, di perdere neanche un posto di lavoro. Cioè, con la fame di lavoro che c'è ogni giorno abbiamo centinaia di persone. Perché se c'è lavoro, sai perché sono contento che lavoriamo su quei progetti? Perché se c'è lavoro, parte la città, che sia sindaco io, che sei sindaco tu, parte la città, Roberto. E se parte la città, siamo a posto, perché dopo mettici un po' di turismo, mettici un po' di Porto Vecchio, mettici un po' di navi, mettici un po' di fortuna, che hai sentito la Serracchiani prima,
Anin, no? Oggi tra l'altro l'assessore Bucci è in Puglia per... È andato a casa sua, dici. Sì, per cercare di attirare Mega Yacht, domani ne parleremo, credo, vediamo che cosa succede. L'abbiamo interrotta? Voleva aggiungere? No, beh, innanzitutto... I Mega Yacht arrivano se diamo servizi. Certo. Noi dobbiamo imporci di creare in Porto Vecchio dei posti, a Cattaro. Ci sono stati 1000 yacht quest'anno, sai perché? Vai a vedere cosa hanno fatto in Russia alle bocche di Cattaro. Lì abbiamo ottenuto, dall'ultima visita di Del Rio, un risultato importante, perché facendogli visitare il Chopi Chopi, gli abbiamo rappresentato il problema della fideiussione che doveva essere depositata in Italia per un valore spaventoso per le temporanee importazioni, no, dei mega yacht oggetto di interventi di manutenzione che le nostre imprese triestine sanno fare benissimo, tant'è che si conquistano crescenti fette di mercato. La fideiussione era spaventosa perché corrispondeva al valore, dell'IVA, dell'IVA del bene in questo caso. Follia, quindi centinaia di milioni di valore del mega yacht, svariate decine di milioni di fideiussione che nessuna banca dava. A seguito della memoria che abbiamo presentato a Del Rio, il problema è in via di risoluzione. E ecco, quindi, vedi? E quindi ne, così si lavora. Ne beneficeremo. Io non sapevo. Comunque qua siamo in presenza di una rivalutazione di tutte le cose che ho fatto. La notizia è questa. Cosolini è un buon amministratore, no, lo dice, no, in piazza. Ma fra cinque anni, ci sarà uno che dirà grazie a Di Piazza che abbiamo fatto questa notizia. Ce l'abbiamo qui, non sarà poi, poi parlando di fiduzioni, io devo sempre ringraziare il sindaco, perché quando lui era sindaco mi ha concesso a pagamento ovviamente il castello di San Giusto, e allora rido, sai perché? Perché mi hanno fatto fare per una serata il del mio matrimonio, 500.000 euro di fiduzione bancaria per una serata. Quindi non è proprio un ringraziamento, dice. No, ringrazio lui, ma poi dietro c'è, come posso dire, la burocrazia che ha fatto sì, ho dovuto fare, però ho approfittato per ringraziarlo perché se ho fatto il matrimonio. Sentite, cosa succede? Che mondo sarà dopo il 4 dicembre? Boh, non mi cominciamo da lei, Di Piazza. Non mi toglie il sonno di notte. Secondo me, come abbiamo sbagliato, le province, 2200 chilometri a Friuli Venezia Giulia, strade delle strade, le scuole superiori ai quattro capoluoghi di regione, la motorizzazione alla regione, l'ambiente alla regione, attivi e passivi alla regione, avevamo cancellato le province. Abbiamo fatto 18 UTI. La stessa cosa, uguale, l'abbiamo fatta al Parlamento. Abbiamo messo in moto una macchina, anzi dovrei anche essere felice io, perché forse diventerò senatore, cosa dici? Finirò la mia carriera da senatore. Però intendo dire, bisognava condividere, perché cambiare... Ho letto l'articolo 70, che aveva 12 righe, adesso ne ha un 60 di righe. Attenzione, andiamo... Gli avvocati hanno detto che è impossibile interpretare quell'articolo, ma è possibile che nel 2016 facciamo ancora queste cose qua? È una delle motivazioni per il metodo e per i contenuti che io voterò no. Voterò no, Cosolini immagino. Ma allora, sia, sull'articolo, sia per il sì. Allora, sull'articolo 70 sottolineo però un aspetto, che se in un articolo bisogna dire che Di Piazza e Cosolini fanno le stesse cose, basta una riga. Se bisogna invece scrivere quello che fa cosa Di Piazza e quello che fa Cosolini e si differenzia, serve oggettivamente un Roberto po' di più. Roberto non l'ho detto io. Correrò un rischio, giuristico. Io correrò un rischio, tu Marino, vota sì. Quello di avere Di Piazza come senatore e quindi voterò sì perché... Ritengo, questa meritava la serata, dai. Perché ritengo che comunque questa riforma che non è una riforma perfetta, sarò un buon senatore, che ha diversi punti discutibili, questa riforma comunque rappresenti un passo avanti rispetto all'assetto esistente. E sa cosa mi preoccupa della bocciatura di questa riforma? Che l'eterogeneità del fronte del no e le motivazioni di alcuni del no, compreso alcuni di casa mia, certo, storici, certo. No? Ecco, portino alla fine al fatto che per i prossimi dieci anni non si faccia assolutamente nulla, questo farebbe male al Paese. Però, quindi corro il rischio di Piazza senatore. Bene, grazie intanto dell'augurio. Però invece, vedi Roberto, nei prossimi anni chiunque governerà
si ritroverà davanti a un conto, io ho detto Renzi cadrà sul conto economico, ma ti parlo di molti anni fa, Renzi cade sul conto economico perché questa è la realtà. Allora sto dicendo, chi governerà nei prossimi anni dovrà darsi una linearità, una serietà, una sobrietà che per anni non l'abbiamo avuto, per 50 anni abbiamo avuto 50 governi e abbiamo 2.200 miliardi di debiti che non si possono neanche tramutare in lire. Qualcuno dice usciamo dall'euro, sì, ma non riusciremo a scrivere il debito che abbiamo in lire, tanto per spiegare. È come il TLT, insomma, che l'altro giorno gli hai dato 20 minuti di spazi. No, era una cosa pregnante perché erano in 5. Lei dice la percezione era quella di 20 minuti. A Marchesi, no, a Marchesi allora, li voglio bene, però erano in 5. Cosolini, per chiudere, che domanda fa al sindaco sulla città? Una domanda da fare, una curiosità, un dubbio, ma, insomma, un'osservazione. Curiosità, dubbi, osservazioni ce ne non sono. Non sta a far barzullo adesso, no? L'ho detto, le faccio una domanda e no, si dà una risposta. Osservazioni, osservazioni ce ne sono, ce ne possono essere tante, insomma la discussione potrebbe essere lunghissima. Ecco, io ribadisco, avrà il mio apporto e la mia collaborazione per le cose che faranno il bene del futuro di questa città, avrà la mia opposizione più ferma per quelle che viceversa ritengo ci portino indietro, sapendo che su alcune di queste, io non ho voluto discutere di queste oggi, perché alcune di queste evidentemente facevano parte del suo programma, gli elettori che lo hanno votato gli hanno dato un mandato su questo programma. No, io la penso diversamente, l'altro giorno mi sono anche più arrabbiato che divertito, no? Perché molte persone mi fermano, insomma, comprensibilmente ce ne sono state 41.000, no? Forse qualcuno che si è anche dimenticato di andare a votare, no? E che mi avrebbero voluto sindaco, molte persone mi fermano. L'altro giorno mi hanno fermato due diverse persone che mi hanno detto: ah, se sapevo che finiva così, andavo a votare al ballottaggio. Bene, io dico onestamente, la democrazia è una cosa bella, è una cosa seria. Quelli che hanno votato hanno deciso, quelli che non sono andati a votare ci pensino prima della prossima volta. A Di Piazza pongo invece un tema, a parte il fatto che la sua collaborazione con la Regione abbiamo sentito è così forte che mi pare di capire che nel 2018 si augura una vittoria del centro-sinistra. In omaggio a una regola non detta che ogni tanto mi sono sentito dire anch'io negli anni, che al capoluogo di regione converrebbe sempre un governo regionale di segno diverso. L'allineamento dei pianeti. Perché porta, no, Di Piazza dice meglio l'allineamento dei pianeti. Perché no, porta a casa no, di più. No, ecco, no, allora, no, vede, non paga, allora vede che conferma questa. Quindi dice Di Piazza si augura questa, un Serracchiani bis o diciamo un centro-sinistra. No, quello che mi auguro io ce l'ho in testa io. A Di Piazza. A Di Piazza preannuncio anzi un'iniziativa politica che sto iniziando a costruire e che lo coinvolgerà perché il sindaco sarà coinvolto e riguarda il ruolo della città proprio nei confronti della regione. Cioè? Perché partiamo dal passato recente. Parlare di città metropolitana fra di noi, posto che io da sempre sono stato favorevole all'idea di città metropolitana, no? Ma ho sempre considerato un limite parlarne fra di noi, cioè dirci fra triestini che siamo d'accordo. No? Però dobbiamo chiudere prima Luti Giuliana. No? Aspetta, ci arrivo. Parlare di città metropolitana fra di noi è insufficiente, però il problema di come si crea un'area vasta che ha Trieste come punto di riferimento è un problema reale. Luti sappiamo che dà una soluzione molto parziale a questo problema. Ho detto anche che Di Piazza, a differenza della sua maggioranza che vota mozioni in consiglio comunale. Ma che tu ce l'hai con le mozioni? No. Ma mi hai mai visto partecipare a un voto sulle mozioni? No, infatti. Aspetti, che vorrei capire dove va Cosolini. Cosa allora, lui nei confronti dell'Uti ha assunto una posizione realistica. No, bene. Cioè, mi sa, per i soldini, perché non mi tolgano i soldini, parto con l'Uti. Ecco. Cosa dico ai cittadini? Che ha fatto arrabbiare partiti della maggioranza. Allora, ciò non toglie che il problema del rapporto fra Trieste e la regione, quindi cosa vuol dire essere capitale di regione, cosa vuol dire costruire una area vasta attorno a una città che è il traino, il motore di questa regione, quello che sta succedendo in porto,
no? E che comincia a essere apprezzato e riconosciuto a livello regionale, dopo che per anni era ignorato, tant'è che si è fatto un canaletto, no? Quindi, a Porto Nogaro. Cosa inizia a fare? Cioè, diciamo, un campo di opinioni, di confronto sul tema, sul tema del ruolo di... Ma sai, il problema è che no, io l'ho sempre detto a Francesco, no? Bene la raccolta di firme dei triestini che vogliono essere metropolitani. Ma cos'è, un movimento? Ma il problema è che noi dobbiamo spiegare a Udine, a Pordenone, a Monfalcone, a Cervignano, in tutto il resto della regione, che Trieste è la locomotiva e non è il peso, perché Trieste è stata vissuta come il peso dal resto della regione. Abbiamo sempre avuto e parlato. In realtà Trieste può e deve essere la locomotiva. Confronto, incontri, movimento che abbia ispirazione alla città metropolitana e coinvolga anche adesso, di piazza. Adesso abbiamo un problema già con le UTI per spiegare ai cittadini. Se usciamo dalle UTI con un bilancio triennale dobbiamo recuperare 15, 18, 21 milioni di tagli, ma di cosa stiamo parlando? Poi, tornando un attimo alle polemiche di questi giorni, pensavo che lunedì, vedi Roberto, andremo tutti i sindaci, tu l'hai fatto per 5 anni, a depositare le corone nei luoghi della memoria. Era il 2004 quando per la prima volta abbiamo fatto questo, dopo abbiamo fatto le altre cose. Per questo non concordo quando tiriamo su per settimane il problema del 18 settembre, che mi devi credere, 4 ore dopo per spiegare ai cittadini, mi hanno detto c'è Next, che poi io e te sappiamo qualcosa di Next perché l'abbiamo fatta insieme, credo, siamo partiti. No, l'ho fatta io per dire. No, l'hai fatta tu, bravo, ma eri assessore di Illy. No, quello era Festa, quella tondo l'ha abolito subito. No, ma però ti ricordi Trieste Next è nata nel 2012, c'era Festa. Ecco, c'era Festa. Allora sto dicendo, è possibile che in questa città per mesi il sindaco che vi ho spiegato, e grazie anche all'ex sindaco, stiamo lavorando per la città con la Serracchiani, ci siamo rotti le scatole per uno striscione, per un 18 novembre, per non so, per le unioni civili, ma si rendiamo conto che davanti ai problemi però, di questa città... Ti posso dare solo su questo un consiglio? Andiamo, Roberto, su queste cose, io una mattina mi sono alzato, così ti do anche una spiegazione anche agli ascoltatori, prendo il giornale nel senso e leggo un editoriale di Renzo D'Antona che mi dice, sindaco, lei aveva detto che si sarebbe occupato della città e invece si occupa degli striscioni. Ho buttato via lo striscione e ho risposto ai cittadini che mi occupo solo della città con le cose che abbiamo detto prima, che abbiamo messo in piedi. Vabbè, sai che sullo striscione la pensiamo diversamente. No, ma sono d'accordo. Però no, io mi permetto di darti un consiglio. Dammelo. E riguarda la data di settembre delle leggi razziali. Secondo me, se il prossimo anno una sobria cerimonia viene organizzata dal comune insieme alla comunità ebraica, la città sarà d'accordo. Sì, perché pensi che si mi chiamava quel bandito che sappiamo di San Giovanni, senza far nomi per non prendersi una querela, io sarei venuto giù. Ragazzi miei, ascoltatori, c'è la strumentalizzazione. Se io alzo la mattina e cammino, sono andato a Tolmezzo, a Gemona, dove avevo lavorato quando avevo 23 anni sul terremoto. Il giorno dopo leggo sul Piccolo che ho fatto il saluto fascista. Ma vi rendete conto? Ero a Tolmezzo dove tiravo fuori i morti, avevo 23 anni, vado là, c'era la cerimonia con Simone Crischicchi, ma voi vi rendete conto cosa mi fanno? Ma ha inventato quello, non è vero? Ero con Simone Crischicchi, poi siamo andati a cena a mezzanotte, quindi, cioè intendo dire... L'anno prossimo parteciperà alla cerimonia? No, ho detto che se invece di creare mi avessero chiamato, avrei detto quello che poi era successo. 4 ore dopo ho detto, ma per l'amor di Dio è domenica. E invece carica, e poi erano in 40, là, perché poi... Un po' di più, 50, 60, 100, ti do quello che vuoi. Intendo dire masse oceaniche di antica memoria. Intendo dire, non è quello che ci interessa, neanche a te Roberto della città, a noi ci interessa quello che abbiamo discusso in questi giorni. No, però noi sappiamo che la pacificazione di questa città è fatta anche di gesti simbolici. Quindi secondo lei alcuni ne hai fatti e ti abbiamo sempre dato atto. E quindi secondo me, guarda, molto semplicemente, se il settembre del prossimo anno
organizzare un momento di raccoglimento, no? Di fronte a quella targa, sono il comune e la comunità ebraica, e quindi il sindaco di piazza e il presidente della comunità ebraica, sarà una gran tu bella cosa. Tu non eri a Trieste quando feci che parlare dici? Gli sloveni per la prima volta in Risiera, e il piccolo uscì col discorso in sloveno e per la prima volta il primosto uscì in italiano. Abbiamo portato Samo Pacor al Verdi con Necropoli, che è venuto giù anche il sindaco Jankovic. Allora, Boris Pacor col sindaco. Abbiamo fatto il concerto dei tre presidenti e abbiamo fatto di tutto per pacificare questa cosa. E credo di esserci riuscito, perché lunedì, quando tutti i sindaci andremo insieme sul luogo, è una soddisfazione personale. Da questo però, questa strumentalizzazione, Roberto, passami, della sinistra su ogni cosa, mi infastidisce molto. Mi dici una cosa, ma veramente flash, perché poi siamo andati oltre, adesso ho la seconda parte. Allora, vabbè, stiamo un'altra ora, no? Che, vedete che avevo ragione io, allora, che dovevamo stare un'altra ora. E chi ti ha detto di no? Ma va bene così, ci siamo messi d'accordo. Veloci e concisi. Sento un Cosolini disponibile alla collaborazione, come ha detto, poi faremo un'opposizione su determinate tematiche. Un Russo che cerca di aiutarvi, che cosa succede di questo partito? Che cosa ne ha fatto di questo Partito Democratico? No, semplicemente, finalmente c'è il momento per la campagna elettorale, come dicevo prima, e c'è il momento di lavorare, perché abbiamo dei problemi enormi. Sul sociale abbiamo ucciso la classe media, perché Roberto, la classe media non esiste più, quella dei piccoli negozi, vai in via Capri, in via Madonna via Madonina, non c'è più un negozio, e questa gente non ha con cosa vivere. Allora tutti insieme, lui lo ha capito, insieme con, ha sentito la Serracchiani, eccetera, dobbiamo lavorare per far ripartire l'economia. Sinceramente, di tutto il resto, non delle emozioni, che diceva lui, non mi può fregare di meno. Se non ho i numeri, si va a casa e si torna alle elezioni. Allora, ciao sindaco. Sì? Cioè, ma non è che si dice. Cioè, no, siete voi. Siete voi che. Stretta di mano. Mancano i numeri, no? Siete voi. No, qualche problemino. Siete voi che qualche problemino ce l'ha. Lui ne sta fuori perché. Pace bene. Lui ne sta fuori. Diciamo che sono ragazzi vivaci, insomma. Sono vivaci. Sono ragazzi, si faranno le ragazze. Io credo comunque che tutto questo va bene, penso che bisogna dedicarsi ai problemi concreti, però lasciami dirti, sei il sindaco di tutta la città. In assoluto. E quindi qualche tirata di orecchi a qualcuno quando esagera. A chi pensa? Lo deve sapere il sindaco perché questi discorsi sono dei bei discorsi e la comunità va unita, la comunità non va divisa, possibilmente. Prego, poi su alcune cose si divide comunque. Vi prego sempre, non parlate con i giornalisti, ma sai cos'è? Vai. Questi sono nuovi, e quando li chiama Sandorligo, come dice Fabio, questi si aprono, lui naturalmente. Non do tutta la colpa ai giornalisti, però io sto benissimo. No, la ricerca di visibilità degli assessori. Non parlo con loro. Ha detto, va bene. No, gli assessori sono molto più in gamba invece, specialmente le donne, gli altri erano già collaudati. Grazie Roberto Di Piazza, grazie Roberto Cosolini per questo confronto sui temi a 4 mesi di distanza. Abbiamo sentito molte novità, opinioni, quindi capito cosa vuole fare anche Roberto Cosolini, secondo me. Ci rivediamo tra un minuto con il commento insieme agli altri ospiti e altri servizi. A tra poco. Grazie. Io non do a Morrupino, come a qualunque altro comune, i soldi per i profughi. Quelli sono già gestiti dal Ministero, sono già gestiti, non avranno un euro di più. Io do soldi ai cittadini di Morrupino per avere quei servizi che quel comune in questo momento non riesce a dare e che così invece riuscirà a dare perché avrà più risorse. Cioè i finanziamenti regionali che arrivano ai comuni arrivano per tutte le attività che non riguardano i profughi, quindi bene. Arrivano per gli asili. Arrivano però se accoglie, se no no, giusto? Mi scuserà il sindaco Pisani se cito Morrupino, mi scuserete se faccio questo esempio, ne cito un altro, come volete. Quella comunità fa lo sforzo di accogliere dei profughi e noi sappiamo quanto è complicato, sappiamo anche quanto è fastidioso, sappiamo anche quanto è poco apprezzato. Allora che cosa abbiamo detto? Laddove riusciamo a gestirlo, ordine pubblico, vigilanza sanitaria, sicurezza,
Perché non aiutiamo quelle comunità che fanno quello sforzo e quindi li premiamo perché fanno quello sforzo, gli diamo anche un po' di soldini perché li possono spendere per la loro comunità, quindi non, come ha detto qualcuno, altri soldi che arrivano ai profughi, certo, per però... niente, sono soldi che arrivano alla comunità perché aiutino quella comunità ad avere quelle a rispondere a quei bisogni per cui adesso non è in grado di farlo. Però quella comunità, se sceglie di non accogliere, perde gli investimenti che invece di solito aveva, o l'attenzione che aveva dalla regione, perché sennò ovviamente è un ricatto. Su tante cose arriva sempre questa parola. Nel modo più assoluto, tutti i comuni continuano a percepire gli investimenti, continuano a percepire le risorse, continuano a percepire il trasferimento agli enti locali. Questa è una premialità in più. Allora, torniamo in diretta. Fermi. Vi faccio vedere gli ospiti, li presentiamo subito. Aiutatemi, da chi comincio? Mi hanno abbandonato qui, siamo da soli. Allora, abbiamo lasciato Roberto Cosolini e Roberto Di Piazza pochi istanti fa, un confronto pacato, come pensavamo, infatti. E alcune cose però sono emerse, le hanno dette. Il lancio di novità sul fronte dei posti di lavoro, come avete sentito da Roberto Di Piazza, un confronto che ancora non è chiaramente all'unisono sul tema della ferriera, questo non ce lo aspettavamo di certo. Ci sono alcune cose, novità forse presentate, lasciate intendere, sono da Cosolini, questo è anche interessante. Saluto e ringrazio Roberto Treu, buonasera, ben trovato per il Partito Democratico. Al suo fianco Ezio Romanò dei Cittadini, buonasera Romanò. Da quest'altro lato invece Bruno Marini di Forza Italia, buonasera. Buonasera a tutti. E Danilo Slocar della Lega Nord. Buonasera. Orgogliosamente della Lega Nord. Orgogliosamente, perché dice? Perché credo che sia uno dei pochi partiti che ormai difende la realtà, chiamiamola, dei nativi. Dei nativi, sì, perché noi stiamo per fare una brutta fine. Siamo di fronte a un'invasione e che è quotidiana. E non è che con questo bisogna trattare la gente in determinate maniere, solamente noi dobbiamo preoccuparci non mandando i soldati sui confini con la Russia, ma difendendo i nostri confini meridionali, perché oggi noi veramente rischiamo veramente tanto. Come ha fatto della città turistica, grazie a questa legge Natale Pasqua non sarà possibile trascorrere in famiglia, allora città turistica voglio poste, banche, scuole, comuni, uffici aperti 365 giorni all'anno. Sono in dissenso con la decisione della giunta. Sì? Sì. Però ha sentito Di Piazza? No, ho sentito la prima mezz'ora, lo confesso, perché poi... Doveva venire qui. Quindi Di Piazza era contento, diciamo, di questa... Sì, però è stata approvata solo in giunta e se mi consente Varino... vorrei dire questo, il riconoscimento di Trieste città turistica in sé è sacrosanto. Se questo però implica... è solo un marchingegno per superare il divieto di tenere aperti i negozi nelle 10 festività che una legge regionale approvata, credo quasi all'unanimità, a grandissima maggioranza dal Consiglio regionale, ha deciso, allora questo della città turistica non mi sta più bene e io temo che questo sia proprio un marchingegno. Mi dispiace, l'ha approvata la mia giunta, la giunta che sostengo, ma ripeto, se la città turistica è soltanto un grimaldello, in questo caso non sono d'accordo, perché io credo che almeno nelle maggiori, non domeniche, 10 festività maggiori di tutto l'anno, le commesse, i commessi, coloro che lavorano, hanno diritto a stare con le loro famiglie. Ti vedo bene nel gruppo misto. Ti vedo gruppo misto, gruppo misto. Misto. Io dico che... Sentiamo Treu. Per continuare il feeling fra i due Roberti di prima, insomma, in questo caso sono anch'io d'accordo con Marini. Nel senso che state 10 giorni all'anno e sono giorni, come dire, primo dell'anno, il 25 dicembre, cioè sono giorni proprio topici, 10 all'anno, e non credo che ci siano le condizioni paventate anche adesso di piazza di licenziamenti o di altre cose. In molti altri paesi, l'Austria, paese ordinato, come si dice, il sabato alle 5 chiude tutto e non c'è nel pomeriggio, ecco. Per cui capisco e sono solidale con i lavoratori e le lavoratrici soprattutto, che almeno in quelle 10 giornate all'anno, che sono appunto 10 giornate particolari. Non le domeniche, attenzione, sono proprio le 10 maggiori festività. Maggiori e credo festività. Che abbiano più che diritto per quelle 10 giornate di poter rimanere a casa. Il messaggio che ha mandato prima
telespettatrice, in realtà pone davvero un problema. Cioè, capisco come dire, i servizi essenziali, quelli ovviamente hanno un'altra funzione. Non è comprensibile che, insomma, o che si paventi la crisi economica, che... o licenziamenti per 10 giorni all'anno, è veramente strumentale. Allora, aspetti Romano, vorrei sentire Slocar, alterniamoci così, Slocar poi lei, e torniamo a quello che si sono detti di Piazza Cosolini pochi istanti fa. Che dice sulla città turistica? Ma città turistica è un riconoscimento in realtà, e più che altro creerà la mentalità al triestino, al di là delle chiusure, al di là di tutto quanto, che non ha. Cioè deve avere la deve rendersi conto che uno dei motori della città è proprio il turismo, no? Abbiamo visto la crescita in questi anni esponenziale, datata sicuramente merito e di tutti gli amministratori, dai regionali, cominciando con la Seganti, che ha iniziato il percorso per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, soprattutto di Trieste, ha continuato, è stato continuato da Eri Kraus. Bucci sta facendo un buonissimo lavoro, viene preso a volte, viene preso forse sotto gamba, a volte in giro, però le navi bianche per noi sono una grande potenzialità, non solamente di numeri di passeggeri o altro, di tankeraggio, ma rende l'idea della città in senso veramente turistico. Cioè le navi sono chiuse la domenica anche in Slovenia, le navi danno quell'idea, no? Poi Trieste è spettacolare. Quello che è importante secondo me è che non ci si limiti solamente al centro storico, ma che Trieste abbia sicuramente ha tutta una serie di altre realtà da sviluppare, e quello che bisognerà sicuramente cominciare a muoverci e cominciare a educare i triestini, sia per quanto riguarda l'educazione molto banale, dalle cicche per terra all'immondizia, tutte queste cose qua, che tu puoi sanzionare, far quello che vuoi, però bisogna far passare una cultura diversa. Cioè noi dobbiamo fumare. Ma no, ma lascia stare le sigarette, ma sono i bottini, ci sono tutta una serie di cose che la trascuratezza non va data solamente all'amministratore, ma anche alla cattiva educazione che noi abbiamo. Io writer, piuttosto, io sono d'accordo di alzare le ammende anche a 50.000, ma per te è una cazzata, per me non è una cazzata. Guarda, noi dobbiamo assolutamente dare decoro, scusa, perché scusa, nelle altre parti non vedi queste cose. Tu vai a Capodistria, non c'è una scritta sui muri, non c'è una cica per terra, ma non perché pulisco. E cosa c'è di multa? Prego? Non c'è multa, c'è multa? Ma c'è la multa anche là, però allora, la gente è educata, educata, mentre e poi torniamo a Romano che abbiamo saltato. Ma parte sempre il ragionamento della sinistra, che deve essere per forza di cose così. Ma guarda, bisogna dare libertà. Non so perché usa queste sciocchezze. Io ricordo solo che altri interventi qui diceva che la città è sporca perché il comune non la pulisce. Anche. Non, senza dire che era per via della qualche volta maleducazione di cittadini o di una parte di essi, mentre altri assolutamente sono normalmente civili. Sicuramente la città turistica è un'opportunità in più, però credo che non basta il nome città turistica per fare. Per rendere la mentalità turistica, questa mentalità si sta costruendo, e credo che già anche il fatto, chiedo, questo è come dire l'arrivo di un cioè una tappa di un percorso, e credo che quello che si sta costruendo anche grazie agli operatori commerciali, alle agenzie, come dire, all'attività alberghiera, alle guide, cioè quello che si sta mettendo insieme anche in termini di sinergia fra i diversi soggetti interessati al turismo, e questo è uno degli elementi che può davvero farlo ulteriormente crescere nel valorizzare le cose che abbiamo. Poi questo delle 10 giornate credo che non cambi nulla rispetto alla attrattività turistica. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, secondo me 10 giornate all'anno non fanno una città turistica. Ecco. Oggi possiamo anche però, scusa Ezio, oggi possiamo festeggiare un altro passaggio della riconferma, o meglio del nuovo mandato del Presidente della Camera di Commercio per Trieste, sì, Paoletti, ma è dato anche per quanto riguarda il Parco del Mare, agganciato all'obiettivo turistico. Tra le volte che sono d'accordo moltissimo. Aia, ma stasera sono tutti d'accordo, poi ci hanno scritto via Twitter che sono contenti di un confronto bello, sereno. Ho voluto cominciare così, perché nella mia lunga vita non ho mai visto un periodo in cui c'è qualche tentativo serio di sinergie tra
maggioranza e opposizione, cioè da Cosolini e Di Piazza, e la Serracchiani. La Serracchiani che sta mostrando un interesse particolare per Trieste, so che è venuta questi giorni accompagnata da Emiliano Edera per farsi conto, rendersi conto delle realtà sportive della città, eccetera. Quindi non vedo, il discorso dei 10 giorni credo che sia un discorso di buon senso e che vada rispettato, ma non vedo che nelle cose ci sia una cosa strumentale, no. L'idea della città turistica è una buona cosa e va portata avanti, come diceva. Mi ha colpito, Treo, aspetti, torno proprio da lei. Una domenica una donna deve stare con i figli e fare la spesa, si può andare in settimana. C'è la segnalazione invece di chi, marito e moglie, lavora, ha 2 bimbe e sono contenti, scrivono invece di avere qualche giorno di lavoro in più, qualche soldino in più, insomma questo almeno a quello che scrivono via SMS. Mi ha colpito la parte finale di Cosolini, insomma, quando ha rispolverato la bandiera di Trieste metropolitana, diciamo della città metropolitana, lanciando, non ho capito se un nuovo movimento di pensiero, di confronto nel quale spera di coinvolgere anche il sindaco di Piazza, per magari potrebbe essere appunto ambire a una candidatura al Consiglio regionale nei prossimi anni. Certo. Però, come mai? Cioè adesso allora, uno sventola lui la bandiera della città metropolitana? Non sventola quella bandiera, che ha poi una ricaduta in questo. È sempre il pensiero che abbiamo tutti, cioè almeno insomma, ecco, posto seriamente, che fare la città metropolitana è, se tu hai un'area vasta di riferimento e di alleanza. La più piccola area metropolitana ha 17 comuni e 440.000 abitanti, per cui tu per fare una città metropolitana devi costruire le alleanze di un'area vasta ed essere riconosciuta come elemento attrattore e pertanto, come dire, che lavora anche in sinergia con le altre comunità. Dei passi in avanti concreti sono stati fatti, questa cosa del porto che per legge è stato riconosciuto Trieste e Monfalcone sotto un'unica regia è un passo in questa direzione. Vorrei dire che anche oggi si ricorda l'elezione di Paoletti. Ed è la prima volta, è un pezzo nuovo, della Camera di Commercio Giuliana, mette insieme Trieste e Gorizia. La Confindustria ha già un'associazione industriale, ha già un'associazione unica. Volevo solo, se mi è consentito, una battuta. Allora Cosolini su questo vuole rilanciare il disegno della città di Trieste, che è una città che è sempre vissuta al servizio di un'area vasta. Questo ha riguardato il rapporto con gli altri paesi vicini, la ripresa dei rapporti con Slovenia, Croazia, Ungheria, anche eccetera. Anche se aveva detto che i rapporti con i sindaci sono stati in questo momento. Non so, io cerco di dare una lettura politica, però scusi Slogan. E do la risposta. È in questa direzione. Progetto che non piace a Serracchiani, ricordo ancora una volta, no? Che spinge per le UTI e non la città metropolitana. No, ma non sono in alternativa le due cose. Com'è? Questo voglio dire. Non sono, perché l'UTI è una gestione amministrativa. E la città metropolitana risponde a un interesse di sviluppo economico più vasto, l'UTI risponde sostanzialmente alla gestione dei servizi, fra virgolette, mentre un'eventuale città metropolitana risponde a un interesse vasto di un'area economica, socio-economica, per cui è un'altra dimensione. Questa dimensione di Cosolini stava nel suo programma elettorale, stava nell'attività di sindaco che ha fatto e stava concretamente, mi pare questo anche la cosa positiva, che anche Di Piazza è riconosciuto. Cosa che sottolineo però, se mi è consentito 10 secondi ancora, ecco che ci sarebbe piaciuto vedere durante l'amministrazione di Cosolini una altrettanta disponibilità a collaborare, a cooperare e a non avere viceversa un fronte pregiudizialmente contrario e negativo. Oggi Di Piazza ha riconosciuto che molte delle cose strategiche per lo sviluppo della città, quelle proprio strategiche, il Porto Vecchio, il Porto Nuovo e via dicendo, non faccio l'elenco, allora, sono nate lì e sono da lui condivise. Non si capisce, e stanno andando e portando quei risultati. Senta, su questi due temi, un flash perché poi la pubblicità e vorrei ritornarci dopo, e quindi è possibile immaginare allora un'alleanza Cosolini-Russo, lasciamo fuori adesso Di Piazza, in vista delle regionali, perché è interessante, insomma, due spine diventano due spine a fianco paradossalmente candidature. Credo che su questo disegno dell'area vasta ci sia l'accordo di tutti, e c'era di tutti, c'era chi voleva viceversa accelerare questo processo, ma senza costruire questa realtà. Poi mi direte cosa ne pensate voi, perché io do questa lettura. Partiamo dal presupposto delle due realtà, delle due province autonome. Quella sì è sacrosanta. Aspetti, Slocar. Pubblicità, tra un minuto ci rivediamo.
In diretta, torniamo in diretta, 20, 28 minuti. Marini, era giusta la mia lettura politica o no? Sì, posso solo dire una cosa, esprimere una... Che cosa pensa di fare, Cosolini? No, volevo dire una cosa rispetto a quella mezz'ora che ho visto della trasmissione. Sì. Vorrei esprimere una solidarietà a un giornalista del Piccolo che di piazza ha un po' dileggiato chiamandolo San Dorigo. Obiettivamente Fabio Dorigo è un giornalista che conosco. Come tutti voi giornalisti, ognuno fa il suo mestiere, chi più chi meno. Io credo che in questo senso esprimo solidarietà a Fabio Dorigo, come l'esprimerei a qualsiasi altro giornalista. Allora, due interventi di Marino, due cose in senso, il sindaco di piazza. Ma lui è pronto per passare al gruppo misto, io rispetto tutti i giornalisti, ma non mi piace che in televisione se ne prenda in giro uno. Si prende atto come il quotidiano ha una linea politica. Non parliamo politica, del quotidiano, parliamo del singolo giornalista. Credo che Marini abbia ragione nell'esprimere un concetto corretto. I giornalisti fanno attività politica. E non solo. Io sto parlando della singola persona, non del quotidiano Il Piccolo. Città metropolitana, cosa fa Cosolini? Non lo so. Io alla città metropolitana dico francamente non ci ho mai creduto. Non ci ho mai creduto perché io credo sia uno slogan, sia un contenitore privo di contenuto. Io mi chiedo come possiamo realizzare la città metropolitana quando il Consiglio Comunale di Trieste ha votato contro, ha fatto una mozione critica verso lo stesso sindaco di piazza per aver approvato Lutti Giuliana. Come possiamo pensare di fare l'area metropolitana quando a Ronchi e a Monfalcone hanno votato contro il referendum per unire Ronchi e Monfalcone, che evidentemente sarebbero soggetti dell'area metropolitana? Quindi io a questo discorso dell'area metropolitana ci credo poco. Ci crederei soltanto nel momento in cui a questo contenitore mi venissero portati dei contenuti concreti, che come diceva Treu prima, non per fare un asse particolare questa sera con Treu, ma ha ragione, devono essere prettamente economici, perché i contenuti di un'area metropolitana devono essere prettamente economici, di sviluppo economico, ed io al momento non li vedo, per cui io temo che ogni discorso di questo tipo si risolva soltanto in un discorso di demagogia e in un discorso che in realtà non porta niente. Dopo torno a voi, Slocar, cosa dice? Ma no, la soluzione che noi prospettiamo da anni è una realtà come Friuli Venezia Giulia, con le sue peculiarità, con le sue peculiarità di confine e altro, sicuramente due province autonome. Nella logica proprio geografica del territorio, no? Le UTI è stata fatta veramente una pazzia, perché sappiamo che non c'è tra l'altro continuità di territorio con determinati comuni, anche per quanto riguarda la legge 38 sulla minoranza slovena, c'è proprio un gap da Cividale, non ci sono il collegamento geografico su queste cose qua, ma tutta una serie di cose. E poi è stata fatta veramente da Panotti in un modo arruffato. È stato lui ha eseguito un ordine non sapendo cosa andava a creare. Vedete che se non avesse di piazza forzato sulla UTI Giuliana, perché l'ha forzata? Sì. Perché non c'era modo di presentare progetti europei, perché non avevamo soggetto giuridico per portare avanti. Allora, questo, non so ridere. Non so, no, vieni, sorrido. No, dico, è così. Perché sorride? No, il panno e lui dice di no, lui afferma di no. Non c'è soggetto giuridico per presentare una richiesta di no, Panottin non è che non abbia... Panottin ha lottato per anni. Difendi uomo di partito. Io, tra l'altro, ma lo difendo perché ho condiviso poco con lui tutto questo percorso.
Noi abbiamo in questa regione oltre 200 comuni. Siamo come popolazione 2 o 3 rioni di Milano, non è che siamo sì, certo. Quindi bisogna cercare delle sinergie e bisogna chiedersi veramente se non sia il caso di accorpare dei comuni. Su questa risposta evidentemente il campanilismo ha cassato l'idea di Monfalcone, ed ha ragione Marin, questo però non vuol dire che non bisogna fare una campagna, una lotta per una crescita, per diventare un pochettino più moderni. No? Qui si faceva il caso tipico del comune di Drenchia, non so se l'avete mai sentito. Sono 200 persone, 5 consiglieri comunali di cui nessuno vive a Drenchia, per 4 gatti, insomma, questa è la realtà della nostra regione. E dobbiamo cercare, mettere assieme tramonti di sotto, tramonti di sopra, è costato lacrime e sangue, e così via. Noi abbiamo questo tipo di problemi, noi abbiamo troppa burocrazia amministrativa pubblica. Allora, trae un flash su questo, perché poi volevo toccare un altro punto della chiacchierata con Bisogni di Piazza. Quello che è interessante è sentire anche adesso la proposta che ha lanciato, che ha detto, a cui ha fatto riferimento a Stocca, è totalmente diversa da quella che è in discussione in Consiglio regionale o che è stata proposta o sostenuta dal centrodestra. Per cui è un po', come dire, è un po' bizzarra questa situazione. C'è Di Piazza che riconosce che il lavoro fatto da Cosolini e insieme cercano di andare avanti, poi sulle cose grandi, strategiche. Poi dalle UTI al lavorare Di Piazza no, è stato costretto, ma non è stato costretto. È stato costretto. Di Piazza non è stato costretto. È stato costretto perché se tu non formavi la UTI Giuliana potevamo presentare nessun progetto europeo. Allora, non è... Informati, studia anche tu adesso. Siccome studia, ho studiato un po' più di te. Sì, no, hai studiato un po' di me, ma hai studiato male. Hai fatto l'assessore, queste cose non le ma sai. Ma se devo e dici castronate. Allora, ecco, purtroppo diciamoci questa giunta di Piazza che non aveva fatto nulla, aveva fatto 400.000 euro di progetti in 5 anni precedenti suoi, a conforme ai 17 abbiamo fatto noi, milioni, ma che 17? Scusa, non ha presentato nemmeno un progetto su Italia-Slovenia. 3 mesi che fa. Era... No, perché scusa, è scaduto, perché ma dovevate presentarlo non voi. È vero. È scaduto. Scusa, mi dispiace, dai, sei fortemente ignorante. Ma informati, informati. Scusa, tanto è vero ma che tutti che quanti discutono... Posso scusa, parlare? Tanto è vero che tutti discutono posso che parlare? Cosolini, tutto sommato, era un buon sindaco scusa, e posso... aveva una giunta senti, guarda, molto debole. So che quando non hai argomento l'unica cosa che sai fare è offendere. Solo voglio dire che la finestra per presentare i progetti era di 1 mese e mezzo, con scadenza alla fine a metà del 19-20 di ottobre, ecco, e pertanto in piena giunta di Piazza. E avevate 6 mesi prima. Noi abbiamo preparato tutto. Non avete fatto niente, non l'avete fatto. Non avete fatto neanche una riunione. Niente. Non avete fatto neanche a cavallo di un'elezione. Ma dai, ti prego. Ma guarda che la colpa alla giunta entrante. Certo, e questa ma è dai, una vergogna. Allora, e questa volevo aggiungere. Guarda che gli altri comuni che hanno fatto l'elezione hanno presentato progetti uguali. Sai, per dirti uno, comune di San Dorigo della Valle non ha messo a bilancio 1 euro per i progetti europei ed è là da 2 anni, tanto per dirti uno dei comuni. Scusa, ecco. Penso che San Dorigo della Valle e Trieste siano due cose un po' diverse. No, ma tanto per dirti uno, visto che amministrate voi, anche quello, voi dove amministrate non siete in grado di amministrare, perché le cose non le fate, voi solo parlate e poi le cose non le fate. Veramente tu solo parli senza sapere, no, lo sai tu, tu non sai, io sicuramente non so più di te. Tu non sai. Allora vi fermo su questo, intanto vedo un dibattito alternativo anche via SMS che è legato ancora alla questione della città turistica, le aperture, molti ci segnalano io non voglio lavorare, appunto anche quel giorno vorrei stare con la famiglia, tenere aperti i supermercati anche in alcuni giorni festivi è solo una perdita economica, vedo che qualcuno ce lo scrive, le città turistiche hanno un solo biglietto bus turistico che puoi girare con il quale puoi girare 3 giorni oppure per 1 settimana, ancora l'altra segnalazione via SMS, però mi ha colpito una cosa, siccome manca 15 minuti, cioè questo dibattito di stasera, che ha detto Cosolini ancora una volta, che è legato all'accoglienza. Non so se avete percepito quella
forse cambiamento di rotta, non lo so, però lo stesso Cosolini ha detto, probabilmente imputando questa politica al partito e al governo poi in particolar modo, con l'eccesso di buonismo, ha utilizzato questa espressione stasera. Quindi che cosa vuol dire Cosolini? A quel punto gli abbiamo domandato ovviamente, ma anche se stesso, avendolo pagato forse politicamente con questa elezione, però che cosa sta dicendo secondo voi, e ricominciamo da Slocar, Cosolini con quell'espressione? È tornato sulla terra, si è reso conto, non ha pressioni probabilmente, è libero da quelle che sono le pressioni del PD a livello anche nazionale, da non solamente dal PD ma anche dei suoi alleati tipo Alfano, per capirci, tipo la prefetto in questo momento. No, ma l'accoglienza è a senso unico qui, no? Noi non accogliamo i nostri e dobbiamo accogliere gli altri. Lui si è reso conto di questo e sa che ha pagato dazio per queste elezioni, non solamente sulla Fariera ma sulla situazione dei clandestini che abbiamo a Trieste. Basti vedere cosa è successo non più tardi di questi giorni con la situazione di Muggia. Muggia è una situazione esplosiva, la sindaca si troverà sfiduciata, secondo me non dura. La sindaca non dura, se nel momento in cui si creeranno questi presupposti e verranno messe le persone là, verrà sfiduciata dalla sua maggioranza, perché una sua maggioranza è una maggioranza non coesa, è debole, e la gente è incazzata come iene, e hanno anche ragione, perché sai, nel momento non succede niente, ma nel momento che pensi di avere i figli vicino a una scuola, averli a scuola con persone che magari potrebbero fare qualcosa e magari faranno qualcosa, piuttosto che la vendita di spaccio e altro, o altro ancora il discorso del turismo, cioè diventerà complicato, vedrete come si giocherà la sua sedia. La sindaca di... Ma vedo anche un messaggio da Aquilina, serve un nuovo parroco più vicino alle esigenze dei residenti, questo qui, non 35 degli afghani non aventi diritto all'accoglienza. Pesante questo sms. Allora, Treu, su questo, Marini e poi Romano. Ma credo non si possa stravolgere a proprio piacimento le parole dette da Cosolini, ha ribadito che l'accoglienza dei rifugiati è un dovere che è stato... che risponde a delle leggi, ed è un dovere a cui tutta l'Europa è chiamata ad assolvere. Il problema è purtroppo che alcuni comuni non rispondono a questa responsabilità. È vero che gli stati europei mettono le reti intorno. Aspetti, Slocar, facciamo il passaggio. Ma Slocar, so che tu concludere, che tu regolamento sai fare, fai solo provocazioni, lascia parlare gli altri, almeno l'educazione. Meno l'educazione, sempre neanche questa dice. Prego, Treu. Per cui il problema è questo, mi pare, per quanto riguarda i richiedenti asilo, e non è che noi risolviamo, quello ha detto, non è Trieste né nessun'altra città da sola può risolvere, non a caso è un problema sul quale anche Renzi a livello europeo ha posto con forza il fatto che debba essere, rispettati gli impegni di tutti gli stati rispetto agli impegni sul ricollocamento dei rifugiati. Per quanto riguarda viceversa, ci si riferiva a situazioni diverse, che sono quelli che sono più clandestini, diciamo così, e situazioni che, spetta di più, l'autorità pubblica perseguirli. E si riferiva, all'altro aspetto che riguardava quello che è la situazione di persone che hanno situazioni di estremo disagio e che si trovano appunto in condizioni di vivere fuori casa, eccetera. Purtroppo anche qua è un dato che esiste in tutte le città europee, in tutte le città del mondo, in maniera drammatica. E il problema è, con la civiltà che abbiamo sempre avuto a Trieste, cercare effettivamente di risolvere. Ci sono molte azioni di associazione di volontariato che cercano di rifocillare queste persone e di tirarle via da una situazione di disagio. È anche vero che i posti di accoglienza alcune volte sono strapieni, altre volte sono anche... e viceversa c'è una disponibilità e sono persone difficili. Sicuramente la cosa da fare è non far finta che questo problema non ci sia e lasciarlo stare com'è. Marini, eccesso di buonismo. È un discorso estremamente complesso. Io non ho sentito questa parte del discorso di Cosolini. Immagino però che Cosolini, che è una persona sicuramente intelligente, e tutto il Partito Democratico,
cominciare dai suoi leader locali, il presidente Serracchiani, ma forse anche a livello nazionale, stiano facendo una riflessione sul fatto che, a torto o a ragione, perché dico a torto o a ragione, non hanno tutte le colpe, ma evidentemente in termini politici sono percepiti come coloro che vogliono gli immigrati a fronte di quelli che non li vogliono. Si accorgono che stanno pagando per questo un prezzo politico e probabilmente cercano di correggere la rotta. Io non credo che sia questione di buonismo o non di buonismo. Io credo che invece il vero problema, e qui che lo faccio strumentalmente o meno, Renzi fa bene in questo a sottolinearlo. La vera latitante sotto questo aspetto, colei che ci sta lasciando con le mutande in mano, è l'Europa. Questo è il vero problema. L'Europa non ci sta assolutamente aiutando e sta scaricando sull'Italia e sulla Grecia tutto il peso dell'accoglienza, tutto questo. È un'Europa che fa questo, non è un'Europa tale da e degna di essere considerata una comunità sovranazionale. Da questo punto di vista, io credo che rivendicare con forza, ripeto, anche come fa Renzi, anche se sappiamo benissimo che lo fa il 50% in maniera strumentale, un'azione forte nei confronti dell'Europa sia giusto, perché noi come Italia non possiamo sopportare, noi e la Grecia, tutto il peso dei clandestini che ci arrivano. Danilo, ti prego, non interrompere. Stavo già per partire, aspetta. Ha detto una sciocchezza colossale, perché in realtà l'Italia sta facendo un ricatto all'Europa per far passare i suoi conti ed ha creato in Italia il più grande business del momento, Madonna, l'immigrazione, e noi tant'è vero che cerchiamo in tutti i modi di aiutare queste persone e non facciamo niente. Ma guarda che ho detto che nell'atteggiamento di Renzi c'è un 50% oggi, di strumentalità, ma non dire che sto dicendo una sciocchezza, che stiamo ricattando l'Europa. È un dato di fatto che l'Europa sui clandestini non ha fatto niente e non ci ha dato una mano, e questo da 3-4 anni a questa parte. Questa è la verità. Abbiamo la commissaria agli esteri dell'Unione Europea Mogherini, che io non so cosa stia facendo in quella posizione. Non neghiamo la realtà, per cortesia. Ma non è sua competenza, comunque. Non è solo competenza della Mogherini, è competenza però di una comunità europea, di una commissione europea, però, che su questo tema ci hanno lasciati completamente soli. Non soltanto noi, ma anche la Grecia, e paesi del Mediterraneo. Ma come felice di rimanere soli? Noi non siamo per la demagogia come la Gran Bretagna. Noi vogliamo vivere in questa Europa, ma un'Europa che sia seria, un'Europa che si assuma le sue responsabilità, e difenda anche i suoi valori. Noi stiamo accapigliandoci su un problema che esiste, che è serio, ma che per Trieste non è il primo problema. Il primo problema è il lavoro. Noi abbiamo i giovani che non hanno lavoro, abbiamo i licenziati che non trovano lavoro. Di Piazza ha annunciato stasera che ci sono attività che potrebbero creare migliaia di posti di lavoro. Ma è troppo poco, comunque, per quello che sono i fabbisogni della città. Adesso qui non si risolve su questo punto, su questo tavolo, in questa trasmissione, il problema così grande della Europa, che non è né una confederazione né una federazione di stati. Ma è vero o meno che non ci sta dando una mano per niente e che fatti, ci ha lasciato i braghi di Peglia? E nei fatti, però cosa c'entra con la realtà triestina di cui noi dovremmo occuparci di più? E con più serietà, non che non siamo seri, ma cercare i posti di lavoro, cercare quel clima che di collaborazione, anche mantenendo le reciproche differenze tra maggioranza e opposizione. Noi lo dobbiamo per serietà alla gente, perché non è possibile che ci accapigliamo su queste cose. Sì, però devi renderti conto che quando vai in Piazza Libertà, in Piazza Obeda, nelle zone che io frequento ogni giorno, essendo il mio ufficio in Piazza Obeda, vedi queste persone che non fanno niente tutto il giorno, vestite anche abbastanza bene, e l'unica cosa che fanno è giocare con il cellulare, ai triestini, a gente magari disoccupata, magari che ha a casa bambini a cui non ha difficoltà
difficoltà da dare da mangiare stanno sulle balie. Certo. Scusami, ma questo è un dato di fatto. Però diciamo una cosa, stanno sulle balie perché? Perché non abbiamo lavoro, perché stiamo diventando sempre più poveri. Certo. Perché noi è una guerra tra poveri. Allora, la vera soluzione al problema è cercare, cioè la più importante è cercare il lavoro per la nostra gente. Questo dobbiamo spendere tutte le nostre energie. Forse, comunque, se domani mattina leggeremo come Gorico a Muggia, non sarà niente da stupirci. Sì, ma non allora, accentuiamo se questo clima. Pazienza, volevo dire che nell'elenco che ha fatto Di Piazza forse andava aggiunto sulle cose che stavano costruendo e che stanno maturando. Per la creazione di posti di lavoro, sì. Sì, la creazione di posti di lavoro, anche i 381 posti prenotati, diciamo così, che dovrebbero stare sulla legge dell'innovazione e dell'industria approvata dal Consiglio regionale e che ha visto, rispetto alle risorse disponibili, già appunto interesse delle imprese triestine in zona industriale non solo, che con un fabbisogno stimato di 381 posti di lavoro. Su questa legge è in una fase, diciamo, che sta diventando operativa. Io credo che questo sia un ulteriore elemento positivo. Altro elemento positivo, io credo che vada sottolineato, visto che si parla di porto e che è importante, io sono d'accordo con chi dice che la principale attività economica rimane della città in termini anche di capacità di traino, è significativa la cosa che è stata realizzata pochi giorni fa con la istituzione della società, diciamo, che gestirà l'articolo 17, cioè che mette insieme, dopo anni di scontri, anche se ricordate, fra lavoratori in porto, una manodopera che è specializzata, dà ad essi, anche con il concorso, anche qua, una collaborazione, una sinergia anche con gli imprenditori che sono passati da una situazione, diciamo così, di qualche anno fa di conflitto su questa questione, viceversa, a rendersi conto che la sinergia e anche questo tipo di soluzione è soluzione che rende più competitivo il porto, ma al tempo stesso dà anche più garanzie e più certezze ai lavoratori. Credo che la scommessa che si fa sul porto, anche come dappertutto, deve essere fatta sulla professionalità, sull'attaccamento, sulla capacità professionale, sia un elemento davvero che fa, come dire, fare quel salto di qualità in più nella capacità di trarre traffico e di rispondere a chi... Roberto, consentimi una battuta velocissima. Io sono d'accordo con te, il porto rimane l'asset primario economico di Trieste, è fondamentale, da questo non si può prescindere. Non dimentichiamo però l'altra carta su quale negli anni 50 e 60 è stato puntato molto e che ha dato poco rispetto alle attese, cioè la Trieste della scienza. La Trieste della scienza perché purtroppo non siamo riusciti a calare la scienza in città. In questo senso io vedo molto positivamente il fatto che con le ultime decisioni dei 50 milioni in Porto Vecchio l'ICGB, la sede dell'ICGB, certo, possa andare al magazzino 26. Dico giusto parlare del porto, però altrettanto giusto non dimenticarci di questa carta su quale ancora negli anni 60 si cominciò a puntare. Guarda. E che finora, almeno in termini di ricadute, in termini di posti di lavoro, in termini di start-up economiche, in termini di questo, è stato un po' deludente. Prego, su questo io sono d'accordo con te su una parte, cioè in realtà la città è stata disattenta sul mondo della ricerca perché la ricerca non si è avvicinata alla città. Viceversa, in questi ultimi anni c'è stata molta più sinergia fra tutti i centri di ricerca e fra le imprese. Non è un caso che proprio 2 anni fa abbiamo messo insieme, anche con la Confindustria, per la prima volta messo insieme le 84 aziende per oltre 2.000 addetti che lavorano a Trieste nell'ambito solo del digitale e del bio, high-tech, che una parte è creato una sinergia, è un settore che cresce del 20% all'anno in più. Tutte queste operazioni, ma diciamo anche le altre ricadute, sono sicuramente l'altra parte. Infatti io dico che la principale attività, forse mi sono spiegato non con chiarezza. No, ma io sono d'accordo, accanto la principale al porto, attività è il porto. Poi certo, sicuramente ecco, abbiamo la ricerca, abbiamo il terziario legato anche al settore finanza, assicurativo, e poi abbiamo il turismo. Cosa l'ha colpita del dibattito tra Cosolino di Piazza? L'intelligenza delle due parti, si capiscono, la volontà di collaborare che non ho visto in passato. Sono un po' vecchiotto, quindi posso dirlo con... Devo ammettere che è la stessa cosa che ha colpito anche me, c'è un'intenzione di collaborare almeno. Su questo Io posso dirti che
penso che dovrebbe essere un nuovo corso. Guarda, noi a San Orligo, appena ci siamo insediati, l'opposizione che era sempre un po' che gridava, siamo messi veramente a collaborare e stiamo dando un grande aiuto al sindaco, che comunque ha una difficoltà con la sua maggioranza, e quindi anche in quel caso là lo stiamo aiutando. Però io volevo solo esprimere, visto che stiamo per finire, un saluto di buona guarigione alla signora che è stata picchiata questo pomeriggio in via Largo Barriera. È un grosso problema, io invito veramente le forze dell'ordine a presidiarla di più e spero veramente che poi guarisca presto e che queste cose qua, che in quella zona specificatamente, a prescindere che siano stranieri o italiani, non debba succedere, perché è veramente un problema. Marini, cosa l'ha colpito? Poi Treu, chiudiamo veramente con un flash. No, io anche a me, ripeto, nella prima mezz'ora che ho visto, ha colpito questo clima da bacio in bocca, per la verità, senza avere altre connotazioni, per la verità un po' vero e un po' falso, perché? Beh, un po' falso perché è chiaro, diciamocelo qua, che Cosolini in questo momento ha le orecchie un po' basse per i risultati del suo PD ed è chiaro che Di Piazza non ha nessun interesse ad aizzare un'opposizione. Detto questo, però, io sono contento di questo clima, anche perché, diciamo la verità, sia Cosolini che Roberto Di Piazza sono due persone che sono state sindaco e di un certo peso, di una certa levatura politica, perché io credo che quando si diventa sindaco cretini non si è, dopo si può essere più o meno fortunati. Tu hai fatto quattro mandati in regione, più fortunato di te. Più fortunato, quindi volevo dire questo. Credo però di poter dire una cosa, che l'attività vera e propria, e qui chiudo, dell'amministrazione Di Piazza non sia ancora cominciata. Finora ha lavorato, volevo dire questo, soltanto la Giunta, ma in realtà di consigli comunali ne abbiamo fatto, io credo, soltanto tre o quattro, con due o tre delibere. Quindi l'attività amministrativa vera e propria deve ancora iniziare. Secondo me, la condivisione delle due persone sul fatto che c'è un riconoscimento del lavoro di ognuno e dell'impegno di ciascuno serio per quello che fa. E poi, secondo me, il fatto che è importante che, a mio avviso, il sindaco Di Piazza ha riconosciuto molte delle cose avviate da Cosolini e soprattutto anche una certa impostazione, almeno sul piano economico, sulla quale continuare a lavorare, mi pare altrettanto significativo e anche di buon auspicio per anche altri consiglieri comunali della maggioranza, del sindaco stesso, che ha fatto più volte anche, insomma, messo in difficoltà la stessa maggioranza, cioè quello di abbassare i toni, di cercare di affrontare concretamente, positivamente le questioni, cosa che almeno per quanto ci riguarda come opposizione in consiglio comunale abbiamo intenzione di fare, fermo restando che poi ci sono gli elementi sui quali non siamo d'accordo e su quelli con chiarezza. Mi confronterete, però non può esserci, ecco, questo voglio dire, non può esserci che ci sia sempre domani, che tutto è un male e tutto un bene. Allora, ringrazio voi che siete stati qui con noi in questa seconda parte, voi che ci avete seguito da casa, e vi ricordo due cose: che domani mattina c'è Sveglia Trieste a partire dalle 7 come sempre fino alle 10:30, prima parte Maria Teresa Bassaporopat, consigliere comunale insieme per Trieste, e nella seconda parte come sempre Lorenzo Pilat. Si canta con Marco Stabile anche e con Ring ci vediamo domani. Lorenzo Pilat viene eccezionalmente accompagnato da suo figlio Riccardo, che ne sta sta percorrendo bene la strada e diventerà un secondo Pilat molto bravo anche lui, come musicista? Come musicista, ma anche come politico. Come politico. Va bene. Allora, questo Marini sta facendo una nuova squadra. Bisogna sempre cercare. Beh, dopo quattro mandati in regione deve lasciare, se la suona e se la canta questo era uno. Poi ci rivediamo ovviamente per l'attualità come sempre giovedì e venerdì prossimo. Grazie, buonanotte.